E ieri abbiamo avuto la prima sessione, adesso non voglio stare a chiosare, sono venuti fuori elementi importanti e su questi elementi insomma ci sarà un supplemento di discussione, ulteriori interventi nel pomeriggio. L'avremmo potuto fare anche questa mattina, ma ho pensato piuttosto di no, perché ci sono anche tanti che ieri non c'erano, alcuni che ieri non c'erano, per cui è inutile che vengano fuori degli approfondimenti che comunque ci saranno nel pomeriggio, perché immagino che ci sarà, tornerà un po' il pubblico di ieri. Allora, aggiungo anche una cosa, questo lo dico per... l'ho detto ieri, ma lo ripeto, noi facciamo il convegno su Marino Piazzolla, ma facciamo anche una festa dedicata a Marino Piazzolla. Peraltro, visto che abbiamo gli studenti di Pesaro, voglio ricordare che non so se sia l'unico caso nella storia dell'università italiana, ma che a Pesaro 2 anni fa c'è stato un corso monografico era su Marino Piazzolla, e furono quegli studenti che molto amarono Piazzolla, l'ho visto agli esami poi, e alcuni di loro scrissero, tant'è che un intervento per esempio di una studentessa è stato pubblicato nella rivista Fermenti, e questo è utile naturalmente, è utile perché è un coinvolgimento positivo degli studenti. Allora, ma volevo dire, poi procediamo rapidissimamente, o abbastanza rapidamente, volevo dire che essendo una festa dedicata a Marino Piazzolla, noi, voi vedrete che siccome abbiamo convegnisti che hanno scritto anche versi, che sono poeti, allora abbiamo chiesto loro di leggere una poesia, o loro o di Marino Piazzolla. Finora ho riscontrato che soltanto Gemma, che ha letto una sua cosa, però in questa sua cosa c'era incastonato una parte di Piazzolla, che poi l'ego poetico porta tutti a leggere le proprie poesie, ma questo va bene lo stesso, non configura alcun problema. Naturalmente quelli che verranno chiamati a leggere, io chiamerò adesso, no? Lo fanno rapidamente, scegliete una poesia breve anche, o comunque scegliete quel che volete, questo chiarissimamente, non la Divina Commedia, non un poemetto lunghissimo, ecco questo no, ma insomma io chiedo che sia breve, come chiedo ai relatori anche una qual certa velocità e di stare nel termine di 20 minuti, sono i tempi che ci siamo dati. Allora chiamo intanto la prima relatrice di questa mattina, che è Maria Lenti. Prego Maria, ci vedi lì. Allora, Maria Lenti insomma fa un intervento su un testo diciamo eclatante, Eudemata, e chi ieri sera, chi ha seguito la parte teatrale ha assistito anche alla, lo dico proprio tra virgolette, straordinaria performance della professoressa Donatella Marchi, che però in quella veste era un'attrice e regista, insieme ad una sua alunna più brava, insomma, non lo so, che qui non vedo, è glottologa, sì, e qui non vedo. Allora, il titolo della relazione di Maria è Eudemata, onomatopea e teatralità. Maria Lenti è urbinate, ma diciamo vive tra Urbino e Roma, poi non soltanto tra Urbino e Roma, come fanno i poeti e anche i saggisti, c'è una circolarità, insomma, si è costretti a un andirivieni produttivo, positivo, che a volte costringe anche a vivere altrove. Lei è ovviamente in primo luogo studiosa di letteratura e studiosa anche di arte, ma vorrei dire studiosa anche di cinema, sì che parto da questa cosa. Ha pubblicato per esempio recentemente un libro per l'Istituto Marchigiano della Resistenza sul titolo non lo ricordo, ma dillo tu Maria. Amore del cinema e della Resistenza. Ecco, ed è il cinema della Resistenza. Ma intanto parto, poi naturalmente ha pubblicato molto altro materiale, molti saggi, collabora a tante riviste, ha preso parte a tanti convegni, e mi piace però, insomma, naturalmente qui è una figura di studiosa e di saggista, questo, e però è contemporaneamente una figura di poetessa,
di poetessa. Il suo primo libro è Un altro tempo, il primo libro di lirica è Un altro tempo, del 1972, e mi piace ricordarlo perché intanto perché l'opera prima è sempre importante, ma mi piace ricordarlo perché l'editore fu Rebellato. E siccome io ho conosciuto Rebellato proprio alcuni mesi prima che morisse e mi aveva molto colpito, mi piace ricordarlo, mi piace proprio ricordarlo. Il secondo libro è Albero e Foglia, del 1982, mi pare sia vero, prefazionato da me, dopo uno perde anche la memoria. Poi Sinopia per appunti e Versi alfabetici, del 2004. Naturalmente è presente in varie antologie. Qui voglio solo ricordare, siccome Cambio di luci, sì, è vero, 2009. Ma che stupido, sì. Su cui io debbo intervenire, debbo scrivere, nel senso che dovere che io mi sono imposto, quindi ma vedi, uno dimentica. E anche, e questo lo voglio ricordare, alcune sue poesie sono apparse in varie edizioni d'arte, però voglio ricordare quelle pubblicate, le sette poesie pubblicate nell'almanacco Odradek, a cura di Francesco Muzzoli e Mario Lunetta. E questo perché no, la Fondazione Piazzolla e l'edizione, l'editrice Fermenti ama molto andare a presentare i suoi libri alla Odratec di Roma. E sì, però questo nome è un nome kafkiano, insomma mi colpisce molto. Va bene, e poi autrice anche di testi, di racconti, passi variati, insomma è anche prosatrice. Allora, Maria, prego. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Udemata, onomatopea e teatralità. In parte leggo, in parte dico a braccio. Nell'introduzione a Udemata, Donato di Stasi, che l'ho citato anche ieri, è uno degli autori che più hanno studiato Piazzolla insieme a Gualtiero De Santi, questi tre insomma. Guarda dentro la lingua, dico guarda, non legge, proprio guarda dentro la lingua di questo libro singolare e per vederne vede, insomma, ne trae la consapevolezza, la constatazione che ci sono prestiti dal dialetto dell'infanzia di Piazzolla, dal greco, dal latino aureo, da perdute lingue sapienziali, da notazioni musicali medievali. Io aggiungo anche, ci sono molte congiunzioni latine e altro, insomma, c'è un mescidamento di parole in cui prefissi e suffissi, se del caso, vengono scomposti e ricomposti, quasi un legame linguistico e un gioco anche linguistico tra anagramma, inversione, zeppa, eccetera. Dove appaiono vocaboli compiuti, per esempio colpita, ratura, sciarata, coccio, sposi, quinta, quarta, ardita, sono in un contesto che non dà di questi vocaboli il senso che comunemente hanno, ecco, nemmeno in proiezione, nemmeno in metafora. Allora è difficile rinvenire in questo libro un senso, il senso comune che noi, comune poetico naturalmente, comune di studio, che noi generalmente cerchiamo nelle poesie, cerchiamo in un libro, cerchiamo in un testo. Ecco, perché chi c'era ieri sera alle portico l'ha sentito, bella, splendida performance di Donatella Marchi e della sua allieva, lei ci tiene a dire, glottologa, ha intercalato, è stata messa in modo che ha intercalato il testo di Piazzolla con osservazioni proprie, sicché insomma il testo è stato diluito così.
ma è difficile leggere qui qui più qui scilli iugnilli squitte chiurchi uglio quilli cribri sciulli cicintrilli rio eccetera, no? Questa è la lingua di Pia, quindi un senso non c'è in questa lingua, un senso, quello che noi cerchiamo generalmente. Dice Di Stasi, nella sua vita randagia, Piazzolla negli ultimi anni ha cercato un idioma, una lingua inventata, un idioma ufficiale dal suo bruciante e composito universo, la pratica di una lingua misteriosofica, d'altronde Udemata ha come sottotitolo Lingua misteriosa, credo che il sottotitolo sia anche sia di Piazzolla stesso. Io a me non risultano, per quello che ho potuto guardare, vedere, leggere, studiare, ricercare, non mi risultano gli intenti di Piazzolla. Non so quindi che cosa Piazzolla avesse in mente scrivendo questo libro, però quando anche noi gli intenti li conoscessimo, ne parlavamo una volta con Gualtiero e lui era d'accordo su questo, e tra gli intenti e il libro passa poi la scrittura, ecco, tra l'intento di uno scrittore e la pagina scritta c'è la scrittura, con tutto quello che la scrittura contiene, di conscio, di inconscio, di pensato, di guastato, di ripensato, di rimesso, di corretto, eccetera. Per cui anche se avesse detto ma io ho l'intento di fare, chiaramente è altra cosa il testo stesso. E, però io mi sono chiesta, ecco, ha voluto divertirsi Marino Piazzolla? Ha voluto fare altro rispetto alla sua poesia precedente e a quella dei suoi contemporanei? Desiderava, istrione come era, ma per volontà indotte per continua disattenzione critica nei suoi confronti, desiderava stupire? Ha voluto sorprendere i suoi futuri lettori? Ha registrato la sua voce per sentirne la risonanza? Per me sono interrogativi. Ieri il professor De Logu però diceva che Piazzolla dialogava con un usignolo. Ecco, io questo non lo sapevo, però non lo so. Nello scrivere poi ha registrato questi suoni? Nel senso, si è... Dillo Maria cosa faceva, come ha detto il professore, cioè che sentiva l'usignolo sul Tevere, che appunto cantava, e lui ha ascoltato e poi ha cominciato a rifare il verso, no? Sì, a rifare il verso dell'usignolo. E lui ha cominciato il dialogo. E l'usignolo rispondeva poi. Sì, sì. Sì. Ecco, nello studiare in ogni caso questo libro io questa particolarità non la sapevo, e tuttavia devo anche dire, lo dirò in seguito, che è un pochino difficile ritrovare, siccome sono onomatopee, c'è il titolo prolettico, c'è la prolessi, il soggetto è prolettico, è difficile ritrovare per esempio la colomba in uguluru blugurubu, perché o la capinera cinguetta, gorgheggia, il canarino canta, la civetta, c'è anche la civetta, stridisce, ma è difficile accostare i suoni, l'onomatopea, linguistica, quel breve, quel verso di Piazzolla al comune nostro sentire il canto degli uccelli, sentire il suono per esempio degli strumenti musicali. Adesso io non vorrei stupire nessuno, io ho fatto la prova, siccome qui dice che il tacchino gloglotta, allora andando in una casa in campagna dove ci sono tacchini io ho fatto gloglò e il tacchino ha risposto gloglò e gloglò gloglò, ecco, però gloglotta è facile, potrei dire gloglò gloglò eccetera, no? Lavorare su questo. E Piazzolla invece lavora nel Petirosso, eloqui ricche chiusquidmi, te tec mi sip triufliu, crapicquisquiz di qui uli, clipsi clipsi, insomma bisognerebbe stare nella foresta, naturalmente in una foresta, in un bosco, dove si sentono solo queste voci,
e forse li riconosceremmo. E le onomatopee sono di ascendenza ornitologica: gli uccelli in foresta, il primo canto, il pavone, la civetta, l'usignolo, la colomba e il canarino. Poi genericamente ascendenza zoologica, il caballo, cavallo, quindi questa ripresa dal latino o italiano medievale, oppure musicale, primo movimento drammatico, il coro, il flauto, il violino, il violoncello, l'oboe, oboe, la viola, la sinfonia numero 3, canto d'amore, poi c'è ancora la ripresa, canti nei boschi, oppure di ascendenza filosofica, Actabat, così è il titolo, tra parentesi bellezza e morte, chiaramente fanno pensare alla filosofia, a una riflessione sulla bellezza e sulla morte. Actabat, ricordiamocelo, perché poi io finisco su questo. La poesia è fermata per tutto udemata in e per onomatopee, è una figura non nuova nella poesia italiana. Così, per dialogare questa mattina, io riprendo solo Pascoli, Palazzetti, Govoni, certamente alcuni futuristi, qualche novissimo del gruppo 63, ma in questi l'onomatopea fissa un momento, come? Sì, invitavo a quelli che Piazzolla avrebbe potuto conoscere per studio. In questi poeti l'onomatopea fissa un momento, per esempio Pascoli dice e so del gregre della ranella, allora il gregre è l'onomatopea, la ranella è l'animale che fa gregre, oppure il don don delle campane, no? Che mi dicono dormi eccetera, don don dormi, e oppure il tirit, alcune le ho anche fissate, teritte delle rondine degli uccellini, insomma. Sono riconoscibili, o il cloc, clop, cloppet e la fontana di Palazzeschi. Invece, in Udemata, in Marino Piazzolla, l'onomatopea costituisce l'intero corpo della poesia, verso per verso, lemma per lemma, parola per parola, vocabolo per vocabolo. Ma se l'onomatopea, sintetizzo lo studio di Gianfranco Contini sul Pascoli, che a mio parere, per quello che ho potuto studiare e ricercare, resta ancora fondamentale, non solo per capire il linguaggio del Pascoli, ma proprio sull'onomatopea, se l'onomatopea determina un linguaggio pregrammaticale, così dice Contini per il linguaggio del Pascoli, un linguaggio pregrammaticale che dice che il rapporto tra l'io e il mondo è critico, spezzato rispetto alla tradizione e che sfuma verso l'indeterminato, l'indefinito della poesia pascoliana, in Piazzolla invece l'onomatopea sembra esaurirsi, consistere ed esaurirsi tutta in se stessa. Allora pregrammaticale non è semplicemente l'onomatopea o il linguaggio, pregrammaticale è tutta la poesia di Udemata, perché non ha un senso, non ha un significato, non è riconoscibile. Il poeta pugliese, dopo gli occhi sugli occhi e per sempre, i detti memorabili di Ratti, l'amata non c'è più, lavora sul pianeta nero appena prima della morte, forse contemporaneamente lavora su Udemata, perché è stato trovato tra le sue carte. Ha questa lingua misteriosa, una in cui c'è questa messa fuori corso della grammatica e del senso. Io mi sono chiesta, per dare un senso a ciò che senso secondo il poeta non ha? Non ha senso la poesia? Non ha senso il soggetto, l'uomo nel mondo? Non ha senso i tempi che lui, non hanno senso i tempi che lui viveva in quel momento? È tutto da chiedersi, insomma. È tutto un interrogativo, perché Udemata e queste onomatopee offrono
un'amalgama di spossessamento e si immettono in un diverso circuito di senso che non è un senso riconoscibile, insomma, afferrabile. Allora mi sono chiesta, è una possibilità dopo la fine di certezze, quelle certezze che sono degli altri, che sono state degli altri, più che di Piazzolla, del contesto, più che della sua interiorità e della sua poesia o scrittura nel suo insieme? È la fine delle certezze, voleva significare la fine delle certezze? Siamo negli anni Ottanta del 1900, Piazzolla muore nel 1985, sono le certezze per Piazzolla non di magnifiche sorti e progressive, ma sono le certezze nel contesto, appese all'esteriorità più corrente, calate in un costume sociale di smaccate superficialità, per il fatto inoltre che un meridiano decideva proprio della verità, cito da Pascal, non è la mia, da Blaise Pascal. Le prime non sono mai appartenute a Piazzolla, le certezze, che era malinconico pur nella sua vitalità, io lo leggo in poesia, non l'ho conosciuto, con le sue idealità improntate a valori spirituali ma umani, non intrinseche a suo parere nella pratica di chi avrebbe voluto cambiare allora, nel momento in cui lui vive, il mondo e dei politici che vi si affannavano intorno. Il pianeta nero lo rivela proprio senza infingimenti e senza veli. Con i suoi rancori originati da troppo amore e quindi da delusioni, con i suoi incontri mancati, con gli scontri mai giunti alla sua presenza intellettuale. Le seconde, le certezze, erano quanto mai estranee alla sua natura di uomo, di pensatore, di poeta di lungo corso, di respiro offerto sui destini ultimi dell'uomo, un interesse precipuo che era questo dei suoi studi, delle sue stagioni francesi, della riflessione critica. Il verso onomatopeico deve essergli costato lungo lavoro e preciso ascolto del fuori e di sé, naturalmente reso poi questo fuori con i suoi strumenti linguistici che sono, dicevamo, questi suoni. Cercava forse un nuovo, originale motivo di lontana armonia, nell'armonia impossibile del tempo in cui lui viveva o è vissuto. Io ho trovato, questo lo dico così en passant, molta diversità proprio tra le poesie che lui scrive fino al momento in cui è in Francia, fino al 39, ha 29 anni, torna qui in Italia sui 30 anni, e le poesie che poi pubblica in Italia, questo è l'ultimo, e spiazza a mio parere altre cose. In quelle francesi, non so se Gualtiero può essere d'accordo, spero di sì, perché è importante il suo giudizio, il suo parere, c'è un, come dire, un déjà vu in qualche modo. Però c'è anche un Piazzolla pacificato, un Piazzolla che guarda la natura, che si ascolta in un modo diverso e quindi ha questa lingua dolce, questo andare dolcemente nei versi. Quando comincia a pubblicare, pubblica le poesie in Italia, almeno quelle che io conosco, che ho citato in queste raccolte, Piazzolla è inquieto, è irritato, ma non con sé, con il fuori, con qualcosa che non corrisponde, che non è, lo so. Allora, forse cercava in Udemata un'armonia che era impossibile per lui trovare in quei tempi. Gli aforismi dei detti immemorabili, di cui parlerà Matteo Martelli, sono stati ripubblicati nel 79, quindi nel periodo in cui lavora anche a Udemata, possono sostenere, a mio parere, questa domanda. Là, per esempio, dove è scritto «Cercate il colpevole, se sono nato è semplicemente per la ragione di esistere senza ragione, in un mondo che cerca ancora la ragione dove la ragione non c'è». E non sono parole di dichiarazione di poetica, sono aforismi
del suo libro, e quindi è una scrittura creativa. Allora io a questa mi attengo. Non so, lo sappiamo, se Eudemata fosse completo così come è stato rinvenuto. Se nulla ha un senso, resta di rovesciare la prova, mi sono chiesta. La spiritualità di Piazzolla, la sua religiosità, non so, poteva pensare a un moderno Zaccheo sul sicomoro, che arriva sul sicomoro per tentare di nuovo. Zaccheo cercava Cristo, no? Cercava di vedere Cristo, lui cerca, rovescia la prova, cerca un senso nel suono, nell'ordine della parola, della fonè, che è il primo vagito dell'uomo nel mondo, no? La fonè, la parola, non so, un pianto, uno squillo o qualcosa, è la prima manifestazione dell'essere umano che è nato al mondo. Ma come suonano le onomatopee in questo libro? L'onomatopea di Pascoli di Palazzeschi, il vit vit vide vit, la rondine dei Pascoli, tottavì il crocro, il gre gre, eccetera, lo strepere del treno, sono riconoscibili, le sentiamo, le abbiamo dentro. È riconoscibile anche il gocciolare della fontana di Palazzeschi, clof, clop, clop, cloffete, cloppete, clocchete, clic, clic, eccetera. Meno riconoscibile, per esempio, sempre in Palazzeschi, quell'espressione amme, camme, lamme, lemme, di cui lui stesso, per le vie di Calem, dice ma sono parole impossibili. Invece, per Piazzolla, in Piazzolla è arduo riconoscere una fontana in Aglas chiaranta in aglas, crisciante oglo folco cloc, aratura chamarrio fuscebe, scialata strimesi blos ocla, non lo so che fontana possiamo riconoscere questa onomatopea. Oppure closoè cresdeme closoè, qui ci vuole naturalmente la bravura di Donatella Marchi, o di un attore, insomma, che abbia, che abbia familiarità con la lingua tutta. E questo closoè, eccetera, eccetera, è un pavone nella foresta. Conosciamo i pavoni, magari nei giardini, abbiamo visti nei giardini zoologici, in qualche giardino, ma l'onomatopea riferita al pavone non mi dà il pavone che io conosco. Dunque, insomma, qualche interrogativo che ho già detto ce l'ho. Gli esempi possono continuare fino alla parte, così come l'ho chiamata, astratta e ragionativa, del poemetto Actabat, bellezza e morte. Sunte omoga sacmada, festigauta mesmide urgunta, doromore quarte esiliuta, uciumide marma actabata, clebe ardita ucubauta molce. Sì, la bellezza, non so, è morta? Eudemata si incentra sulla pura voce, l'accentazione, il tono, la volvenza delle labiali e delle liquide, delle palatali e delle sibilanti, fatte agire variando le vocali, producono movimento e innescano sensazioni. Ed è su queste basi, spostamento, movimento, che hanno attinto i curatori delle due letture, una fissa, una drammatizzata, tratte da Eudemata. Donatella Marchi, l'abbiamo sentita ieri sera, del CUST di Urbino, durante il premio Petrucciani Piazzolla del 2008, in questa stessa sala, ha estratto dal suono la leggerezza dello scherzo per farne risultare un repêchage di arcani infantili tra filastrocca e indovinello, di scioglilingua, sì da spingere ad ilarità, a dissolvenza di pensosità nello spettatore, a gioco catartico, atteso e benvenuto, quasi una catarsi di integrazione, insomma. Invece Eudemata Actabat di Marco, ricordiamo chi c'era, penso che ricordiamo che abbiamo riso proprio. Sono stati 5-10 minuti di lettura in cui si è liberato il riso.
Udema Tartabat di Marco Palladini al romano Metateatro di Pippo Di Marca, sempre nel 2008, con Tiziana Lucattini e Fabio Traversa, ha privilegiato la suite nera, il sottotitolo della pièce di Palladini, il versante di una comunicazione impossibile per sentimento riarso nella relazione costruttiva nei figli aspiranti a razionalità. Tre personaggi in scena, luci metalliche, letture non interagenti, testi da Udemata e dalla bellezza ai suoi fulmini bianchi e il pianeta nero. Ma più alta di altri, più cupa, risuonava in scena la parola Udemata, una sorta di grido invocazione o grido constatazione, il segno di una fine e di un'impotenza, della improbabilità di venire a capo di un senso pur minimo nella scena del mondo di oggi nel quale è scoccata, sono parole di Piazzolla, l'ora del delirio, l'ora del terrore. Io avevo letto così la pièce di Palladini, mi sembra che anche Quartiero De Santi l'abbia letta, pur con le variazioni, in questo modo. Infatti lui dice, evoca lezioni di discipline plastico-filologiche, ma anche la sovrana totalità di una poesia che può permettersi di ridere la nostra speranza di senso. Ironia, ilarità, dramma, serietà. Mi sono chiesta, non c'è una terza possibilità, o quarta, o quinta, terza, un non dato, insomma. Marino Piazzolla vive indignato e furioso i suoi tempi, li scandisce in poesia, nei detti immemorali e negli aforismi, ne cito alcuni, tutti peripatetici in Italia, le idee restano a casa, vanno a spasso, pensando soltanto piedi e cosce a non finire. Li riversa nelle sue cronache letterarie, quelle che io ho potuto consultare, in quelle musicali, certamente nella sua pittura, che però io non conosco, dentro strade sue, non a specchio, secondo canoni realisti o neorealisti che lui non amava, neppure ricorrendo all'immaginario surrealista, semmai avendo del surrealismo assunto certe nervature alfabetiche, certi spostamenti, sempre a guardare Udemata, a soluzioni futuriste, forse però ha anche l'eco dei Finnegan's Wake di Joyce, che era stato pubblicato a Londra nel 39, ma essendo Piazzolla nel 39 a Parigi, avrà senz'altro letto, gli sarà senz'altro arrivato l'eco di questa pubblicazione. Del lettrismo cui si ispira a scrivere anche De Stasi. Dirli i suoi tempi per prefigurarne altri in Udemata? La stesura di Udemata avviene in un'Italia smarcata dal sentimento e dall'intelletto per assumere esteriorità. Utilizzo una citazione da Leskov, che è una lettura che stavo facendo proprio nel momento in cui studiavo Piazzolla, il quale dice, della Russia di 150 anni fa, si è sviluppata una generale corruzione del sentimento e l'intelletto si è sottoposto alla vanità. Mi sembra che per quello che posso sapere io, per quello che posso ricordare, per quello che posso aver letto, che gli anni Ottanta in Italia sono stati questi. Nella cultura europea internazionale, al contrario, negli stessi anni si hanno riflessioni nuove e riproposte di altra angolazione, ma vado per ordine. Poiché le onomatopee piazzoliane riguardano il mondo faunistico e sonoro, non è forse arbitrario supporre che Piazzolla, dentro la mancanza di non senso raccolto intorno alla ferialità dei suoi giorni, ivi compresa quella intellettuale, abbia voluto dare agli strumenti musicali, agli animali, alla bellezza morte, la loro voce, lo dicevo, la prima voce, una prima voce. Confessa il suo sosia Ratti, poetica, tutto è stato detto con parole belle, non resta che dire tutto con parole vere. Rimedio per non rimbicillire, per non essere mortificato da tante macchine che mi girano intorno, ho deciso di girare io stesso intorno al mio pensiero. Penso sempre e mi sento quasi più buono.
Mattinata, a volte, quando è l'alba, vado sotto gli alberi a cogliere note e piume di passerotti. Beccano l'aria. Gli uccelli del mattino con tre note pizzicano l'aria. Chissà che c'è in tutti quei buchini fatti col becco appuntito nel cielo basso. Io potrei continuare. Per esempio, cortesia imprevista. Ho bussato stamane al tronco dell'abete e con tre fischi mi ha risposto dall'alto della cima un cardellino di zecca. Lutto, ho messo il lutto al mignolo, mi è morto il cardellino. Gratitudine, è notte, ascolto beato l'acqua di una fontana e mi lavo col suolo, eccetera, le foglie quando c'è il vento, il rondone, un rondone con l'ali aperte, attaccato e al muro di fronte, così come sta, sembra dire anche lui abbassorati. Non sono che alcuni esempi dai quali mi sorge una domanda, questo mio piccolo, breve studio, modesto forse, è pieno di domande, perché è il testo che suscita domande, non avendo senso, e il senso io me lo cerco dove posso, Chissà che Marino Piazzolla non abbia avuto la curiosità di riflettere sulle teorie, per esempio, etologiche di Conrad Lorenz, premio Nobel nel 73, sono gli anni di Piazzolla, e teorie precipitate nel dibattito culturale anche in Italia, basta guardare i giornali del tempo, dopo la pubblicazione dell'etologia del 78, dell'intervista sull'etologia a cura di Alain Benoit del 79 e il declino dell'uomo, sempre di Lorenz, dell'83. Non penso all'anello di Re Salomone, perché in Italia è stato tradotto dopo la morte di Piazzolla. E chissà che non abbia voluto significare in termini poetici l'eco di queste scoperte. Chissà che non abbia unito a queste quelle del filosofo Charles Hertshorn, fissate in Born to Sing, nato per cantare, lo sapete l'inglese ma l'ho tradotto per me, nel 73, sullo studio degli uccelli, cantano e non si sa perché, ma cantano sempre, dall'inizio della loro vita e specie. Chissà che tutto questo non abbia significato per lui la fine di un non senso umano e l'inizio di un altro senso, ricominciando dalla natura e da abitanti che non la stravolgono. Dall'inizio di questo millennio gli studi sulla musica dal vivo, fioriti già negli ultimi decenni del secolo scorso, sono una realtà. Mi limito a due soli esempi, quelli che mi sono più vicini, non essendo io una studiosa di musica, sono un amante della musica, però non sono una studiosa proprio, niente, né una esperta di quest'arte. David Rosenberg, nato nel 70 negli Stati Uniti, è un filosofo e un compositore americano, e con quella plasmabilità che hanno i filosofi, gli studiosi all'estero, oggi anche in Italia per la verità, che sarebbe piaciuta credo molto a Pasolini, perché non sono specializzati solo in una materia. E questo professore, questo studioso, non solo è filosofo con le sue teorie, le sue cose, ma ha studiato nella foresta gli uccelli, cioè è andato a studiare la musica, che musica fanno gli uccelli. Il libro è le performance canore, le chiama lui. E perché gli uccelli cantano è stato tradotto, è uscito negli USA nel 2000, è stato pubblicato nel 2006 in Italia, ma precedente a Rosenberg altri autori non disponibili nella nostra lingua, ma che erano passati nel dibattito culturale delle riviste in Italia, molto noti all'estero e nel giro dei musicisti, dei nuovi musicisti diciamo così, e si sono occupati dello stesso argomento, sono Donald Krusma, la vita canora degli uccelli, The Singing Life of Birds, Don Stepp, gli uccelli cantano, una storia naturale, e esperienze di ricerca e di studio anche qui da noi,
qui nella nostra città, David Monacchi, David, non David, è a questo punto, Urbinate, professore di acustica multimediale all'Università di Macerata, musicista e ricercatore, ha registrato nella foresta amazzonica gli ambienti sonori, divenuti poi, con l'analisi elettroacustica in laboratorio e la composizione, veri e propri concerti o installazioni, suoni di voci, così come esistono i CD del professore americano David Rosenberg. Voci, voci di animali, di cose, di strumenti dunque. E Maurizio Bettini, che è un latinista e un grecista anche, le chiama articolazioni sonore e le ha studiate traendole dagli scrittori greci e latini in un libro pubblicato lo scorso anno, nel 2009, da Einaudi, intitolato proprio Voci, antropologia sonora del mondo antico. Dunque non è una cosa poi recente. Gli scrittori latini parlano per esempio dello stridio degli uccelli, distinguono tra l'uccello strepens e l'uccello che fa stridor, che stride. Allora, sono voci anche quelle di Udemata, sono onomatopee, sono voci, quelle di Marino Piazzolla. E quindi la mia proposta potrebbe essere questa, potrebbe essere la sonorità ornitologica di Rosenberg per altri aspetti del nostro Monacchi, la terza via, la teatralità del testo piazzolliano, la quarta via o la quinta, oltre e accanto alle due esperite, quelle che io ho potuto sentire del Cust della Marchi, di Palladini al Metateatro a Roma. La via è percorribile, ne resterebbe fuori il poemetto però Actabat, bellezza e morte, ma a questo punto io l'ho scomposta questa parola, acta, latino, dago egis, ago agis egi actum agere, è il supino che poi diventa sostantivo neutro plurale, acta, le cose fatte, le cose compiute, le azioni compiute, gli acta, sulla morte della bellezza quasi, sono compiuti, sono fatti, sono finiti. Resterebbe pertanto, resta la battuta bat. Bat mi è venuto subito in mente perché l'abbiamo studiato insieme Zavattini, no? Però bat è anche quella battuta dopo le aste, no? Aggiudicato, bat. Ma è anche una battuta che c'è in Parlamento quando una legge, alla Camera per esempio, quando una legge è compiuta, è finita, è stata discussa e viene varata. Allora c'è una formula che non tutti i presidenti dicevano, Violante la diceva spesso, quasi sempre, che diceva: allora se non c'è nulla da aggiungere e da dire, la legge è varata, passa al Senato, comunque la legge è varata. Basta. Le cose sono fatte. Allora, più scritto la battuta mi dà modo anche di dire, di ricordare che Maria Lenti è stata deputata al Parlamento italiano per 2 legislature e grazie naturalmente per il suo intervento, in un qualche modo, lo si dice sempre, lo dice anche Donato Di Stasia, Udemata è un testo misterioso, ma diciamo come la poesia può essere misteriosa, avere origini misteriose, quindi in un qualche modo ci si mette di fronte a questi testi in una posizione interrogativa. La linea dell'onomatopea e la linea della lingua misteriosa che fanno riferimento alla prima e alla seconda parte naturalmente sono quelle, come dire, analizzate, e poi abbiamo la teatralità, che io penso che sia una cosa vera, e poi tutte le altre che lei ha, tutte le ipotesi naturalmente sono importanti adesso che sia vero o non sia vero, ma in qualche modo è un libro che pone interrogativi e che ti mette nella necessità di capire che cosa avvenga all'interno di questo libro. E dunque, io una cosa rapida, ho chiesto, siccome ieri si è parlato, il professor Ignazio De Logo ha parlato dell'usignolo,
E siccome penso che anche ci sia una linea ludica, io penso che ci sia anche una linea ludica, allora chiamerei la... Sì, subito Donatella, chiamo la professoressa Donatella Marchi a leggere il testo piazzoliano. Quello. Sì, lei dice sempre che sono... il canto degli uccelli, voi sapete meglio di me, affermava il grande Pasolini, per essere mimetici del reale bisogna essere grandi scrittori, e lui lo era, e quindi è chiaro che questa riscrittura è fatta con il corpo, e il corpo è quello che dobbiamo mettere, no, in gioco, in gioco che non è solo un gioco ludico, e allora bisogna fidarsi, non è che uno... Chiurlo, grillo, ogno, bluglio, chiocchi, chiù, biologo, chiurli, chiocchiurli, chiù, chiocchi, chiocchiurli, glorio, oblo, luichi, zimp, chiù, bloglo, schiocchi, figli, sgrugovoglio, grazie alla Donatella, alla professoressa Donatella Marchi. Devo dire che fortuna che la lettura e basta, perché io mi stava riprendendo quel movimento a ridere che era scattato quella volta. Comunque segnalo che quel recital, quella lettura, come anche il recital di quella lettura, è già nel sito della Fondazione Piazzolla. Dunque chiunque volesse rivederla nella lettura completa, va nel sito www.marinopiazzolla.it, e poi anche il recital di ieri sera sarà collocato, i due recital sarà collocato nel sito. Maria Grazia. Allora adesso chiamo Antonella Calzolari, che è stata evocata anche prima. Intanto lei, no, Eda, ogni volta che si parla di Piazzolla, è una delle autrici di una monografia su Piazzolla, ecco, quindi forse la prima monografia su Piazzolla, la seconda è nata dopo l'omaggio a Piazzolla, e quindi questo è il primo libro di lei che voglio segnalare, però dove lei anche, lo che dico rapidamente, è giornalista, collabora alla RAI, e collaborando anche alla RAI ha ridotto dei testi per la RAI, ha curato, c'era riduzione del programma Notte di Fiaba, sì, non vedo bene purtroppo, devo mettere gli altri occhiali, ecco, al mattino poi ho la dilatazione degli occhi e... No, ma viene naturale dire Notte di Fiaba, ecco, sì, sì. Questo evoca un'altra sua competenza, cioè lei è scrittrice di fiabe e novelle, ma anche di poesie, e ha pubblicato, insomma, sotto questo riguardo, ha pubblicato... Delle fiabe, quindi... Ha pubblicato notevoli testi, e poi aggiungo anche questo, che per le edizioni Fermenti, per l'editrice Fermenti di Roma, dirige la collana per ragazzi Gargola, vero? Sì. Allora, Antonella Calzolari interverrà su questioni metriche e musicalità in Piazzolla. Ah, non ho detto le cose.
lei è studiosa anche di musica, no? Sì, sì, vengo da una famiglia, ecco, sì, io direi musicale, non ho mancato, musicisti, ho mancato di dire la cosa, lo dico fondamentale, sì, ma insomma una delle cose fondamentali. Allora, bene, prego. Io vi ringrazio ovviamente Gualtiero De Santi, si sente bene? Sì. Per questo appuntamento in particolare, che è una tappa io credo molto importante, diciamo, di questa riscoperta di Marino Piazzolla, che è una riscoperta doverosa, insomma, se non fosse perché ha attraversato, diciamo, un periodo molto importante del nostro Novecento. E ecco, soltanto un piccolo aggancio con la bella relazione di Maria Lenti, ecco, tutta questa disquisizione sull'onomatopea, in particolare relativa agli uccelli, mi faceva pensare a due personaggi che uno per un aspetto e l'altro in maniera diversa, così, ecco, ora di getto ricollegherei a Piazzolla. E uno è un grande poeta, oltre che santo, perché è San Francesco, che tra l'altro, diciamo, è abbastanza imparentato con questa splendida, diciamo, terra di Urbino, ovviamente nei suoi dialoghi appunto con gli uccelli, e l'altro è Olivier Messiaen, il compositore francese, che scrive proprio, compone proprio tutta una serie, sì, sì, dedicata, Oiseau, dedicata appunto agli uccelli. Dunque sì, appunto affronterò questo aspetto della musicalità in Piazzolla e mi avvalgo di alcune, diciamo, citazioni. Citazioni che io mi immagino che possano rendere forse anche più viva, diciamo, la figura di Marino Piazzolla, e in particolare comincerei con quella di della testimonianza appunto di Bruno Cera, che presentando il suo primo volume di poesia a Piazzolla, diciamo, rimane molto colpito da una sua battuta. Lui scrive: ero al mio primo volume di poesia, appunto, conoscevo Piazzolla da pochi mesi, ma già mi era amico. Sedevamo a un tavolo fuori del bar all'esterno, sul marciapiedi. Era il primo giorno di maggio, che il sole era tiepido. Mi dette questo prezioso suggerimento, che lì per lì mi sembrò sibillino: non mettere insieme vocaboli che non siano parole. La parola è il giocattolo letterario che Piazzolla predilige e con il quale scopre la poesia, l'inquietudine metrica, e il quale sfrutta a fondo, che scava, che interroga e che, per così dire, gli torna indietro a dimostrazione quasi della sua fiducia in essa. Una parola che percorre l'iter ascendente di un linguaggio analogico e metaforico, ove le marche dell'invettiva e dell'iperbole corrispondono a un ciclico altalenare di composizioni, che in una fisarmonica strofica e versificatoria si contraggono e si dilatano lungo tutta la gamma della durata testuale e oscillano dalla concisione aforistica al poemetto, approdando nei porti delle più varie tipologie testuali, dalla fiaba al proclama satirico, vedi Lettere della sposa demente e Il pianeta nero, appunto questa sua ultima prova poetica. È dunque dimostrabile il trascorrere della poesia di Piazzolla dall'epigramma e dalla monodia greca, dalla stringatezza dei sussulti verbali, scrive, notava Giacinto Spagnoletti, fino a una poesia che si fa musica, per giungere agli ultimi esiti del rumore. Mai pura percezione uditiva, però. Dunque dai lirici greci, è stato più volte ricordato, all'orfismo, dalla monodia alla polifonia, dalla geometria al caos, dall'apollineo al dionisiaco. Un altro giudizio critico, quello di Giorgio Caproni, è illuminante in questo senso. Caproni dice proprio a Piazzolla: leggendoti sembra di entrare in un bosco, di continuo stormente, con le sue continue sorprese di luci e ombre, o anche sembra di ascoltare un'antica sinfonia, coi suoi bassi profondi e i suoi deliranti acuti. Dove la molteplicità e la complessità della strumentazione non fa che mettere in risalto, sostenendola, la varietà e agilità della melodia. Dunque, nella dimensione poetica di Piazzolla, tutto è incluso: luce e ombra, bassi e acuti. È previsto persino lo spazio per il non suono, per il silenzio metrico poetico, direi,
Il poeta scrive anche il silenzio, in un uso del lessico e in particolare della morfologia verbale, che fa proprio avvertire pienezza e vuoto, presenza e assenza, voce e silenzio. L'isola di approdo della poesia di Piazzolla è, come afferma Barberis Quarotti, un luogo tutto vocale. Egli però non si affida a una parola che tenda a risolversi in puro suono, a un verso che ricorra alla maggiore sapienza di accenti e di scansioni sillabiche per raggiungere il disincarnamento delle parole fino alla dissoluzione del significato nella pura ventura del significante. Piuttosto giunge ad una esaltazione del significato, dell'oggetto, della situazione, con una struttura musicale, tramite una struttura musicale, con indicazione di tempi ritmici. Sinfonia buffa per l'estate, ad esempio, dell'84, consta di 3 tempi, con una metrica ricca di ipometri, permetri, sinalefe, fin dall'esordio. È venuta l'ucupa alle 8 e il cuculo se n'è andato alle 9. È venuta una gazza con ritardo e ha beccato la melograna, piena di rubini. A livello lessicale, una pulsante connotazione rinforza l'accentuazione metrica, ricalcando il più agitato della agogica musicale. Anche la terra, in un minuto, compie cerimonie tra calabroni vedovi e mimose spavalde. Nella poesia dedicata a Carlo Belli, distinguibilissimo il senso panico. Si sono accese le foglie sotto il volto delle vanesse, una cetonia ha sedotto una rosa. Unitamente l'uso dell'iterazione, dell'anafora, la luna che sbianca, la luna dell'alba, con intensa significazione del colore bianco, e in di un uscio o l'arpa, di una finestra a conchiglia, in cui la geometria di quest'ultima rimanda sinesteticamente all'onomatopea dell'arpeggio. Oppure l'incipit del terzo tempo della sinfonia. Eccovi un giorno col sole di sbieco, eccovi 10 nuvole cattedrali e un fiume di galli cedroni volati dalle vetrate, in cui ancora l'anafora si apre ad una visiva analogia con in cui il movimento dei galli cedroni volati, per esempio, è di chiara ascendenza futurista. Ancora Barberis Squarotti, a proposito di pastorale, scrive: Piazzolla si affida ai correlativi oggettivi più sapienzialmente adatti, rose, acini di luce, flauti d'aria, le colline, danze di giovinette, eccetera, eccetera, e tutta una schiera di strumenti musicali che hanno la funzione di offrire le analogie più efficaci per esprimere quella ricerca dell'essenza profonda delle cose e dei rapporti che fra di esse intercorrono. Il testo viene così a essere costruito su accenni, preliminari, proposte, che si dilatano in sviluppi ritmici e concettuali, descrittivi e visionari, ritornano su se stessi, si appoggiano di volta in volta sulla ripresentazione di situazioni e oggetti, ma a ogni ripetizione verbale entra una diversa funzione nel complessivo svolgersi della linea del discorso poetico. Il senso armonico di Piazzolla esalta il rincorrersi e l'intrecciarsi dei motivi e dei temi, coniugando visività e concettualismo all'interno di un fitto reticolato compositivo, in cui il simbolo spesso si affaccia a traslocare il senso proprio dell'immagine e della parola nelle dimensioni dell'altrove e dell'altro quando. L'incanto sconfina nella profezia apocalittica, che non cela il terrore nei confronti della storia e della sua violenza, nei confronti delle minacce dell'era atomica. In Rapsodia in minore, il metro si fa veloce e prescrittivamente consolatorio, nella considerazione di leopardiana memoria della dolcezza dolorosa del ricordo, vero protagonista esistenziale dell'uomo. I versi sono brevi, scattanti, sovente la luna a chiamarti, e laggiù te ne vai, laggiù rintracci il fanciullo che scotta nell'aria dei giochi, e riscopri la calce, le macchie del cielo, l'ombra che fanno le case, quando suona il sole all'arpa dei raggi. Non più il mitore dell'alba, ma l'ombra, il negativo fotografico, il corrispettivo dell'oggetto nella tonalità musicale minore. Tra la musica della natura e la musica umana si consumano le immagini semantiche della vita fisica e metafisica e della storia, troppo spesso alternative. Ampia la scelta dei versi, quinari, senari, settenari, ottonari, decasillabi, dodecasillabi, fino alla litania,
e alla sperimentazione, con una netta preferenza però per settenari ed endecasillabi. E sappiamo come l'endecasillabo, nella sua apparente regolarità, presenti un ritmo continuamente variabile. Un'opulenza versificatoria già notata da Mario Petrucciani, che indirizzava a Piazzolla questo giudizio. La tua poesia, che è stato già citato tra l'altro ieri, la tua poesia si distingue per la ricchezza, l'imprevedibilità, l'originalità dell'invenzione, perché non è prigioniera di mode e di modelli, perché non concepisce la scrittura, oggi molti cadono in questa trappola, scrive Petrucciani, come gioco o come esibizione. Il percorso di Piazzolla, a mio parere, parte da quella che Antonio Motta definisce dimensione lirico-evocativa, caratterizzata da cadenze foniche e ritmiche molto ricercate, con preponderanza di un verso libero musicale, anche per l'incidenza delle liquide che contribuiscono a dare un effetto di indefinitezza malinconica. Evidente in Horizon Perdu e Caravan del 39, tale atmosfera permea anche il poemetto mitologico Perside e Melasia di un anno dopo, di chiaro stampo decadente, con ampie spruzzate di diminutivi, vezzeggiativi, violette, piedini, tendine, scarpine, lettuccio, che da uno scenario vagamente panico e dannunziano si bagna di crepuscolarità. Ma senz'altro, se dobbiamo trovare, se vogliamo trovare, un antenato, esso è in quello che ancora Motta definisce leopardismo piazzolliano mediato attraverso la presenza cardarelliana. E questo per quel fluire del verso in pause interrogative e meditative, proprio sull'onda dell'endecasillabo e del settenario. E ancor più, direi, per la costante reiterazione a risolvere il discorso in soluzioni moralistiche e in un autobiografismo in cui Dio si confina ai limiti di una storia privata il cui contrassegno è la negatività e l'emarginazione esistenziale. Dopo questi testi segue un periodo, potremmo definire forse tardo ermetico, da Elegie doriche del 51, passando per Lettere della sposa demente, il 52, Silvio sull'Himalaya, le favole di Dio, arrivando così al 54. Questo periodo è caratterizzato da una versificazione a volte paratattica ed epigrammatica, atta proprio a suggerire il binomio sogno-realtà. In particolare, in Lettere della sposa demente, proprio la condizione demenziale si ammanta di un eco di svelamento dell'intero discorso poetico tramite un uso massiccio dell'endecasillabo, del quinario e del settenario a chiudere spesso, nei quali si innervano frequenti infiniti verbali che apparentemente inscrivono la vicenda in una fumosa dimensione temporale avallata da una vaporea scelta linguistica e semantica. Non a caso nelle lettere il vocabolario risulta piuttosto esiguo, corrispondendo alla chiusura dell'esperienza vissuta dalla sposa. Ma il viaggio di Piazzolla non ha soste e prosegue fino ad arrivare agli Occhi di Orfeo, 1964, in cui il fiabesco del verso libero si snoda in un capriccioso stile baroccheggiante, molto più colorito e coloristico, in cui la parola diventa anche gioco fonico, straripando in un movimento trascinante mai sperimentalismo fine a se stesso, come in Sanguina il catto del gallo, Getta neve la statua, Dagli occhi assenti, S'arriccia nella conchiglia, Il brusio della terra, Quante stelle negli occhi inchiodano la notte. Su per questa strada si giunge a Ballata per mille ombre, 1965, in cui torna la dimensione evocativa, in un'aura di certo allontanamento temporale. Ce ne andremo insieme, incontreremo un tronco, verrà una gazza, verrai vestita con la pelle chiara, poi ce ne andremo sul vulcano spento, sosteremo un minuto, assai distratti, eccetera. L'uso del futuro e dell'endecasillabo ancora qui denotano il gusto narrativo di un genere, quello della ballata, appunto ridondante di anafore, rime, assonanze e consonanze, tali da conferire al verso un andamento da filastrocca, talora amara, talora ironica. E quando proprio Antonio Motta chiede a Piazzolla quale opera tenga di più, come sappiamo, egli risponde: le opere nelle quali mi sono maggiormente impegnato e alle quali tengo di più sono Lettere della sposa demente, I detti immemorabili di Renato Maria Ratti, altro personaggio poetico, e Viaggio nel silenzio di Dio. E poi aggiunge, più oltre,
Gli unici ai quali devo giudizi molto vicini al mio mondo poetico sono stati Giuseppe Aventi, Villaroel con ritardo, René Béjean, qualche volta Alberto Frattini, Pietro Cimatti e soprattutto Corrado Coponi, che avrebbe voluto includere la mia lirica Il mattutino delle tenebre al posto di onore della sua antologia Il fiore della poesia italiana. E nel dialogo con Velio Carratoni, apparso su Fermenti nel 77, Piazzolla afferma, anche questa è una citazione già fatta ieri, per poter capire e giudicare la mia poesia bisogna partire, come diceva Gide, dai greci, passare attraverso Virgilio, Dante, Petrarca, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Valéry, Apollinaire e scoprire gli apporti più originali della poesia spagnola e della poesia espressionistica tedesca. Un intreccio complesso che sfugge alla mania che hanno i critici accademici e militanti di incasellare agevolmente un poeta e di ignorare il poeta che sfugge a essere collocato in un loculo precostituito. E nel seguito della risposta mette al primo posto Govoni tra i poeti, gli scrittori e i critici appunto che lo hanno letto, compreso e giudicato con immediato e meditato criterio critico. Più avanti si esprime in questi termini rispetto alla diatriba fra lirici di ieri e poeti innovatori. Dice Piazzolla, si è passato da un eccesso all'altro senza che si sia sviluppata quella che Leopardi considerava appunto potenza creativa del linguaggio poetico, cioè far scaturire da una libera creazione alogica della lingua, da non confondersi con l'automatismo endofasico, una poesia nuova, capace di eccitare l'immaginazione e la fantasia nel poeta e nel lettore. Ecco, sottolineerei moltissimo questa attenzione al lettore che spesso viene addirittura, diciamo, allontanata, proprio negata volontariamente, io direi proprio in maniera anche abbastanza così elitaria. Allora, è individuabile nella poesia di Piazzolla quella componente ludica di ironia, autoironia, di uccisione della retorica, che bene viene messa in luce per la figura di Gozzano da Edoardo Esposito. Con una metrica a volte di tipo narrativo, scrive Esposito, alla ricerca di una musicalità o meglio di una cantabilità. Il verso di Piazzolla è sospeso su particelle non semantiche e prive di accento tonico, molteplici richiami fonici interni, l'uso delle parossitone, delle proparossitone, delle ripetizioni lessicali, con una fine attenzione al tessuto fonico e timbrico attraverso iterazioni, anafore e parallelismi. Tutti questi artifici, ed è ovvio che come diceva Montale non esiste poesia senza artificio, sono intesi a sospendere e dilatare il periodo con amplificazione simbolica delle parole e delle immagini. Ma una particolare vicinanza la rintraccerei con la tecnica poetica di Govoni, il quale nel suo viaggio attraverso il futurismo frequenta in modo personalissimo le eredità crepuscolari, liberty e simboliste. Ed anche Campana presenta tratti di inconfondibile suggestione sugli esiti poetici, se non fosse che, mentre in Govoni spesso il poetare è atto giocoso, pur se sempre rispondente a una rigida norma autonoma, per Campana, di cui Piazzolla peraltro si occupa sul piccolo, è impegno morale. In Campana c'è, come ancora afferma Esposito, presenza di schemi o di spezzoni metriche tradizionali all'interno di più libere compagini. Tra queste microsequenze è frequente solo l'uso dell'endecasillabo e delle rime disposte in serie alternate. Il dato più evidente è la sua musicalità da una parte, la sua scrittura analogica dall'altra. La musicalità è ottenuta sia attraverso il recupero e il libero uso di versi e sequenze ritmicamente tradizionali, spesso scanditi dalla rima, sia attraverso un fitto gioco di echi fonici, di iterazioni lessicali e di parallelismi sintattici. Tale andamento sinfonicamente complesso, direi, non può non essere visto come un'eredità fortemente acquisita da Piazzolla, il che ne fa non una monade nella costellazione poetica del Novecento, anzi lo inserisce a pieno titolo in una ricerca impegnativa ed impegnata. Così la funzione prosastica della Jean-Bemain di Marcas Barbariana, che dà sinuosità al ritmo contribuendo a creare un tessuto musicale, è pure al nucleo di tanta creazione di Piazzolla.
E Sbarbaro, a proposito delle favole di Dio, di Piazzolla, scrive sulla Fiera Letteraria: le favole di Dio mi sembrano un libro di vera poesia, uno di quei pochissimi che sento e che mi rileggerò, fatto per me ormai raro, data la mia quasi sordità a troppe nuove voci. Del resto, lo stesso Govoni, nel 64, allorché esce appunto il Mattutino delle Tenebre, a lui dedicato da Piazzolla, lo ringrazia in questi termini. Il Mattutino delle Tenebre è una poesia meravigliosa, una poesia che se fosse stata scritta da uno di quei poeti che oggi vanno per la maggiore, avrebbero gridato al miracolo. Ma l'hai scritta tu, caro Piazzolla, e resta miracolo per me. E poi, se tu me l'avessi data a suo tempo, l'avrei inserita nell'antologia, eccetera. E come ricordava Anna Santoliquido, un articolo pubblicato da Piazzolla in occasione della morte di Govoni, intitolato Per Govoni fu un calvario, pubblicato in persona nel 70, è esplicativo del suo pensiero. In esso si colgono l'amore per la poesia, il rispetto dell'amicizia, il rapporto con il territorio. Piazzolla definisce il poeta mercante di cose inutili, evidenziando nella stravaganza l'ingenuità, le qualità percettive e la vocazione, e differenzia il letterato dal poeta distinguendo i veri poeti dalle striminzite allegorie di poeti abili nell'arte di far politica letteraria. Scrive dunque dell'amarezza, della solitudine, dell'oblio, della morte. Il Piazzolla comunque è incluso nell'antologia di Corrado Govoni Splendore della poesia italiana, mentre Piazzolla si è occupato di Govoni ancora sul piccolo in un articolo intitolato Candore di Corrado Govoni. Il ritmo è in particolare l'elemento che fa la differenza in Piazzolla, un elemento che si avverte come scarto dalla regola, il quale permette, tra tendenza lirica e tendenza narrativa, di conservare la musicalità, in quanto essenza significativa e significante del verso stesso, unità di misura del discorso, factor e factum del discorso poetico stesso. Nel ritmo però si rintraccia il riproporsi di una frase musicale, infinitamente moltiplicantesi, il che ha ragione d'essere a fronte di segnali semantici lucidamente posti in essa e in virtù della sua collocazione in una macrostruttura che è la strofa, in cui c'è unione di suono, senso, musica e pensiero. Con il verso libero piazzolliano la musicalità non è più soltanto esornativa. Ma allora cos'è? Gustave Kahn, teorizzando il verso libero francese, accampava alcune condizioni fondamentali. La lunghezza del verso e il suo ritmo devono essere dettati dall'idea poetica. La rima deve poter essere surrogata dall'assonanza e soprattutto dall'allitterazione, come nuova strutturazione armonica del verso. Anche la strofa, come il verso, deve essere modellata liberamente secondo il movimento del pensiero. Si parla di liberazione metrica, per esempio in Govoni, che sfalda l'endecasillabo nella prosodia e nell'accentuazione, giungendo così alla libera scelta del verso, che alterna le forme sciolte a quelle chiuse, in un linguaggio fortemente discorsivo e comunicativo, che si affida in primo luogo alla pura enunciazione delle cose, come diceva Manacorda, collocate nelle canzoni paratattiche, di immediata rappresentazione. Ora, se Govoni, Corazzini, Palazzeschi aprono, a detta di Luperini e non solo, il nostro Novecento poetico, è vero che le ascendenze simboliste in Piazzolla, così come in Govoni, vengono ridiscusse, rimescolate, aggiornate. Il metodo è quello dell'accostamento analogico, seriale. Del resto, nella parola govoniana si avverte fortemente il piacere poetico per il frammento, nel senso del saper cogliere gli attimi dell'esistenza interiore ed esterna, al di là del puro gusto estetico, al contrario in una sentitissima necessità di concretezza dell'immagine, seppure in un'aura fantastica e fiabesca in cui spesso trova posto il ricordo dell'infanzia. E così pure in Piazzolla è possibile reperire la violenza immaginativa nel senso della forza, della vividezza, e quella inesauribile espressione analogica, che Sanguinetti stesso ha visto in Govoni. Ma per concludere va ribadito che tutto l'excursus poetico di Piazzolla discende da quei primi anni francesi, quelli della formazione culturale del poeta, che resteranno indelebili a segnare per sempre la sua più genuina marca poetica.
lucidamente ravvisata da Gualtiero del Santi nel suo saggio Le stagioni francesi di Mario Piazzolla, pubblicato da Fermenti, in cui, quando scrive: Piazzolla non è infatti un musagete della decadenza, la sua scrittura è invece il processo annientativo dello schema contenuto nell'abbozzo iniziale, così essa arriva a dimostrarne e registrarne l'invalidità. Per questo la struttura lirica tratta in luce dal profondo di sé fa spiritare e germinare nuove immagini. Insomma, l'architrave tematica, scrive ancora De Santi, intanto vale in quanto riesce a far albeggiare nuove occorrenze, le quali si affermano e sussistono provvisoriamente nello sbattimento dei motivi cui si affida l'espressione, scrostandosi sulle strofe libere avvicendate senza regolarità, sciogliendosi da troppo pressanti e esigenti legature compositive e da ogni richiamo di segno realistico nel quale inesfuggibilmente esse finirebbero ingallonate e impagliate. Ora, io sinceramente avrei anche rintracciato altre osservazioni su alcuni testi, ma non so quanto tempo ho a disposizione, altrimenti ci saranno gli atti poi del convegno, no? Come... Sì, facciamo così, grazie. Molto. Però, e siccome appunto anche lei è poetessa, oltre che autrice di fiabe, le chiederei di leggere un testo di Marino Piazzolla. Sì. E ho mancato anche di dire prima che lei fa parte della Fondazione Piazzolla, ecco. Bene, allora leggerò da Elegie Doriche un breve testo, Elegie Doriche del 51, si intitola L'ala. Terreno tempo, voli, è già maturo il cuore, non vale l'invecchiare, svanire alla memoria. Come una festa spenta, si leva la mia vita e m'è rimasta l'ombra, al corpo prigioniera come un'ala. Bene. Grazie molto a Antonella Calzolari, avete sentito che l'intervento è molto puntuale, molto preciso, ma non è soltanto questo, è un intervento importante perché, adesso lo dico, penso a me, perché in genere si ha l'abitudine di leggere, non dico solo Marino Piazzolla, ma di leggere i poeti che non sono patentati, quotati, rubricati e iperconsiderati, poeti laureati, così come anche poeti che dal punto di vista della lingua, dello stile, del ritmo, sono, come dire, non dominano molto e comunque sono indifferenti. Invece Marino Piazzolla, già è venuto fuori ieri, è uno che insomma sa il fatto suo, lavora molto bene sulla lingua poetica e ha questa capacità di costruzione e di decostruzione. E questa lingua poetica... nello stesso tempo, come appunto ha bene spiegato Antonella, possiede una musicalità che insita, che corrisponde anche allo sviluppo del pensiero. Sì, ecco, e che è trattata, mi sembra il tratto più interessante. Che è trattata, ma questo è importante, no? Questo è molto importante. E che e questa musicalità. Sono idee parallele. Sì, questa che si incontrano. Certo, questa musicalità corrisponde. Presenta degli elementi della musica, no? E sì. Il senso armonico e la struttura armonica, l'armonia e poi il ritmo. Adesso mi domanderei dov'è la melodia, forse la melodia è nel pensiero, è nella parte del pensiero, No, io più la tracerei, diciamo, nella parte fonica. Nella parte anche fonica. Se, cioè, proprio all'interno del suono. E vorrei recuperare, sulla base di questo, anche un'altra osservazione che è venuta fuori ieri sera, credo che il professore De Logo l'abbia, Ignazio De Logo l'abbia detta, o eravamo a cena o eravamo per i corridoi, non so, cioè di una certa tendenza di tutta la poesia, ma noi qui parliamo di Marino Piazzolla, ad esistere nel momento in cui, ad esistere di più quantomeno, nel momento in cui diventa vocale, diventa musicale, nel momento in cui diventa sonora. Questo è un aspetto che in Piazzolla è fortissimo e che poi è fortemente rilevato in una maniera iperaccentuata in Udematra, per esempio. No? Allora, grazie molte. Interverrà su Piazzolla critico, perché questo Piazzolla ha fatto un sacco di cose. Quando si dice Piazzolla critico, non è che, come dire, ha scritto un saggio, ha scritto...
ha fatto l'intervento, ha scritto un opuscolo, perché tra l'altro, ma ha una mole enorme di materiale in moltissime riviste, che anche questo dovrà essere recuperato, dovrà essere ripreso. E Marcello Verdenelli, questo mi piace dirlo, Marcello Verdenelli era giovane professore, anche adesso naturalmente giovane, ma insomma era un giovane professore della nostra università e di questo istituto, quando questo era un istituto. Ora è professore ordinario, mi ha colpito, io pensavo che tu fossi professore ordinario di letteratura italiana, ma qui leggo, di comunicazione letteraria, lingua letteraria e linguaggi settoriali. No, va bene, va bene, ma letteratura italiana. Beh, però posso immaginare che essendo professore ordinario di questo hai competenze in questi ambiti. Presso l'Università di Macerata ha pubblicato moltissimo e qui a lui mi ha messo soltanto alcune ultime cose. Io parto da questo A fare le lettere col compasso in mano, antologia delle lettere familiari di Annibal Caro. Perché lo sto leggendo? Perché lo sto leggendo? Perché, come sanno quelli che hanno seguito qualche conferenza, io ho rivendicato Annibal Caro anche recentemente. Poi c'è un suo saggio in un libro, un convegno su Tommaso Landolfi, e siccome si è parlato di Dino Campana, lui è uno studioso proprio di Dino Campana, e dico due titoli: Dino Campana, una poesia europea musicale colorita, sì, 2007, e poi Dino Campana e l'arte mediterranea, un itinerario nei canti orfici e nelle lettere. Notate come è stato evocato per Piazzolla, come poi l'orfismo, insomma, i canti orfici in un qualche modo non è la stessa cosa. Mi piace ricordare anche il carteggio Foscolo a Antonietta Fagnani Arese, perché naturalmente è un carteggio amoroso, e poi anche l'altro tuo libro su Foscolo. Prego. Grazie. Se poi mi verrà in mente qualcos'altro, no, lo dirò. Troppo generosa questa presentazione, ringrazio davvero il professor De Santi, lo ringrazio per questo invito, così come ringrazio la Fondazione Piazzolla, e mi dispiace di non essere stato presente ieri, perché da quello che ho sentito sono emerse delle direttrici, dei percorsi anche molto interessanti, tra l'altro anche molto apprezzato interventi di questa mattina, della Lenti, della Canzolari, anche perché hanno toccato aspetti che mi interessano, che comunque mi incuriosiscono. Ecco, penso per esempio a Campana, ecco, che sarebbe un rapporto anche molto da approfondire e da studiare. E vengo e voglio contenermi nel tempo assegnato, 20 minuti, quindi prego il Presidente di fermarmi e di ricordarmi quando manco 2 minuti, perché io non voglio esplorare il tempo. Lo farò. Con decisione e con fermezza. Ecco. E Piazzolla critico, è un titolo questo, come dire, che va subito ridimensionato. Per quale ragione? Perché la mia analisi ha riguardato sostanzialmente non tutta la produzione di Piazzolla critico, che attende tempi migliori, diversi, approfondimenti, aggiungo di tipo diverso, ma ha riguardato una serie di articoli, ancorché importanti, usciti sulla Fiera Letteraria, una grande rivista, e che ha accolto dal 1949 al 1963, appunto un arco cronologico anche molto, molto importante, e che comprende anche le 12 interessanti interviste immaginarie, ecco, che anche quello è un aspetto, come dire, da studiare. Di un Piazzolla, come dire, critico, quindi non ho tenuto conto di altre produzioni, di altri articoli usciti su riviste come Protagono, Iniziative, Tarciso, Il Sestante Letterario, per citarne alcuni. E in qualche modo sono partito da un dato anche biografico. Io ho trovato, anche questa mattina ho sentito un aspetto che mi ha incuriosito, l'inquietudine di Piazzolla. Piazzolla, dal modo di vedere, è stato un personaggio inquieto. Oggi ne parliamo proprio perché è stato un vedo, perché fosse stato un intellettuale abbastanza troppo catalogato o riconosciuto, no? Quelli che sono stati anche, come dire, i percorsi, i capitoli della nostra storiografia novecentesca, forse oggi non ne parleremmo in questi termini, in questo modo. Perché Piazzolla è figlio di quella provincia italiana, intanto, quindi questo dato biografico, sta federando di Puglia, certo.
è una provincia italiana anch'essa inquieta, contraddittoria, è quella provincia italiana che vivrà nei primi anni venti una, come dire, tutte le contraddizioni, tormenti anche di un'evoluzione politica, no? Che poi ha tremendamente segnato la cultura italiana per un ventennio. E questo spiega anche un po' quell'uscita, quel portarsi fuori di Piazzolla dall'Italia per approdare a Parigi. Ecco, il 1931 è l'anno in cui lo approda a Parigi. Parigi è una, come prima nelle vesti di Paris, di bibliotecario, sì, sì. E poi come segretario della società Dante Alighieri. Parigi nel 1931, Parigi è stata a quell'altezza cronologica una capitale, un laboratorio culturale, artistico, le più grandi avanguardie del primo Novecento hanno trovato in Parigi, questa capitale straordinaria, torno a ribadire, il terreno più fertile, più interessante. E quindi, ecco, Piazzolla approda a Parigi, approda sostanzialmente alla cultura anche francese, no? Quel simbolismo, quel decadentismo anche di fondo, forse più il simbolismo, che diventa, come dire, una lezione molto forte che si sente anche costantemente, aggiungo, nella produzione critica di Piazzolla. Ecco, però, perché sono partito da questo dato biografico, perché non è soltanto un dato biografico, ma un dato forse identitario di una cultura italiana, forse anche una certa matrice classicistica che è rimasta sempre in piedi in Piazzolla. E quindi ecco tutte quelle proiezioni in avanti, no? Interessanti di Piazzolla, quando incrocia e vive in prima persona, in tempo reale, starebbe per dire, tutti gli apporti della cultura francese, però ecco tutti questi vengono rivisitati, filtrati attraverso questa radice, questa matrice, mi piace anche ricordare il titolo, un po' mediterranea, greca, latina, sì, sì. E mediterranea, che diventa un elemento di verifica, ecco, continuo della produzione di Piazzolla, almeno questo è il dato che mi sento di dire, per, ovviamente per gli articoli da me studiati, quindi non vi avventuro su altri, però mi pare questo un dato interessante, come se questa matrice classicistica avesse esercitato un'azione quasi di bilanciamento in qualche modo, no? Di freno, no? Ma non nel senso negativo, ma di verifica, torno a dire, di quella che in qualche modo è stata letta come un'appartenenza di Piazzolla, appunto, all'area del simbolismo. Per esempio oggi, giustamente, la critica più veduta, penso, per citare l'amico, ma il contributo di De Sanctis, penso alla stessa Calzolari, hanno giustamente rivisto in qualche modo, no? Riletto questa appartenenza simbolista decadente, no? Di segno soprattutto, diciamo così, malarmeano e valerista, quindi allargando notevolmente i confini culturali con innesti anche classicistici. E questo lo dice appunto De Sanctis nel suo libro, tra l'altro ho già ricordato, le stagioni francesi di Marino e Piazzolla, e lo dice relativamente a un testo lirico, Statue, no? Io sono, come dire, incuriosito a questo, laddove appunto De Sanctis dice: evidente è in questo primissimo Piazzolla l'influsso, piuttosto che del simbolismo malarmiano e valerista, di un gusto di simbologie lunari, che risultano però i punti cernibili della situazione espressiva. È chiaro che qui è un testo poetico, però mi pare che qui ci sia un punto nevralgico, no? Che poi ha avuto, come dire, sviluppo e approfondimento. Quelle simbologie lunari, certo, il discorso è stato richiamato anche questa mattina, perché no leopardi. No, ma, e quindi anche molto interessanti le suggestioni che sono emerse, questa simbologia lunare, che poi non è soltanto leopardiana, è anche classica ancora qui, però certo c'è un filtro moderno, c'è un passaggio moderno che è quello di Leopardi, e che allargherei anche eventualmente alle operette morali, per esempio, perché anche molti titoli di Piazzolla, i detti immemorabili, richiamano i detti immemorabili di Filippo Tonieri, per esempio, come lo stesso virtuoso, questa materia delle lenti che si stima giustamente sugli uccelli, il canto degli uccelli, ricordano l'operetta morale, l'elogio degli uccelli, dove c'è tutto un discorso, lo parliamo sul canto, per esempio, di una ricerca di una melodia segreta, nascosta, quindi non così semplicemente scolastica, ma approfondendo appunto un dato fondamentale che spiega anche quel lavoro sulla onomatopea, no? Che in Piazzolla, come dire, esalta notevolmente anche un piano culturale della lingua. Quindi ci sono suggestioni
molto, molto forti. Quindi ecco, dico, Piazzolla ti approda a Parigi, ma ti approda con una, con un bagaglio, con una consistenza, con una, direi con una sensibilità che richiama i grandi nomi del classicismo. Io vorrei ricordare così molto brevemente Omero, Virgilio, Dante, Petrarca, Leopardi, e tra l'altro Piazzolla proprio al di fuori della fiera letteraria dedica a questi autori negli anni 50, a metà degli anni 50, no, una serie di articoli, ora non li richiamo tutti. E Dante per esempio per Piazzolla diventa un punto di riferimento per un elemento soprattutto, la visionarietà di Dante. Anche questo è un elemento che io, a mio modo di vedere, interessante, perché in qualche modo getta in campo un ponte di collegamento, questa visionarietà dantesca, con l'opera di Edgar Allan Poe o anche di Rimbaud. Quindi voglio dire, è un elemento antico anche qui, ma anche moderno. Quindi questo stile critico di Piazzolla è uno stile che viaggia appunto su questa duplice direzione. Tant'è vero che Piazzolla, visionarietà e poesia, e sogni e storia, no? Non solo possono andare perfettamente d'accordo, ma che soprattutto nella riuscita sintesi, direi, di questi due elementi, che la scrittura piazzolliana avanza anche nel suo disegno, mi permetto di dire, di salvezza, anche di liberazione. E quindi, ecco, io proceduto così, quindi ora vado chiaramente molto, molto a braccio, cercando di toccare qualche aspetto molto velocemente. E ho tentato così di vedere questo metodo, ecco, se in qualche modo Piazzolla ha seguito un metodo. E quindi, come succede a noi, dobbiamo cercare una sponda, e poi non sappiamo fino a che punto valida. E io credo di aver individuato in un articolo, così, il metodo critico di Piazzolla, scusate la presunzione, è un articolo che lui dedica a Emilio Cecchi, un grande nome della critica italiana, un critico di razza, al quale appunto Piazzolla dedicò un breve quanto interessante articolo uscito il 19 febbraio del 1961, sempre sulla Fiera Letteraria, dal titolo Profilo di Emilio Cecchi. È un articolo anche molto breve, dove appunto Piazzolla, parlando del metodo critico di Cecchi, sembra, di questo metodo mette in evidenza l'elevato intelligente liberalismo estetico. Quindi mi sono annotato questo passaggio e scrive: se con la prosa Emilio Cecchi ha contribuito ad arricchire di nuove possibilità sintattiche ed espressive la lingua italiana, nel campo della critica ha dimostrato di filtrare gli elementi di un libro come si filtrano gli elementi di un paesaggio o di un personaggio. E ancora, infatti, al culmine di una lettura attenta, fatta con rigorosa pazienza e con spirito duttile, Cecchi colloca il suo cauto giudizio critico, senza pertanto dedurre da una teoria estetica congegnata a priori quegli elementi di valutazione che in sostanza invitano il critico a capire in modo profondo, anche se meno dottrinario, l'autentica poetica di uno scrittore e di un poeta. Questa condizione di elevato ed intelligente liberalismo estetico, che può sembrare un limite, si è invece mostrata efficacissima proprio sul piano della obiettività del giudizio ed ha permesso al critico la invenzione, saggio per saggio, di un linguaggio aderente alla sostanza e allo stile di un'opera d'arte, un giudicare per impressioni vere e meditazioni, senza mai cadere nel formulario dogmatico dei critici legati direttamente e indirettamente ad una ideologia. Ecco perché, forse con qualche forzatura, mi rendo conto, mi pare di aver colto qui in qualche modo un progetto critico, questo liberalismo estetico, soprattutto questa duttilità, questa versatilità, questa curiosità continua che Piazzolla mette in campo, liberando il giudizio critico appunto da quei condizionamenti anche ideologici, perché giusti, robusti, importanti, è perché Piazzolla appunto vuole una libertà, no, di movimento in questi suoi interventi. E mi pare che negli articoli, almeno da me indagati, che questo liberalismo possa reggere, no? Possa reggere come elemento di riscontro. E dove tra l'altro lui legge all'insegna di questo liberalismo estetico sempre questo rapporto, questo dialogo continuo tra antico e moderno. Ecco perché questi due elementi viaggiano sempre insieme. Penso per esempio, ed è stato ricordato anche questa mattina, il tema dell'orfismo. A me caro, avendo studiato campana,
E tra l'altro Piazzolla dedica specifica, oltre alla raccolta poetica che è stata richiamata, no? Che esce nel 64, no? Gli occhi di Orfeo, ma lui dedica proprio a Dino Campana un articolo dal titolo Orfismo di Campana, pubblicato appunto sul Piccolo nel 59, e poi anche Il Sacro e l'Orfico, pubblicato su Crisi e Letteratura nel luglio del 1961. Categoria anche qui che Piazzolla sembra effettivamente legare le due direttrici di fondo della sua scrittura critica, quindi questo orfismo gli emerge anche in altri articoli, quindi mi sono divertito a rintracciarlo, quindi ho notato anche qui una certa curiosità. Un autore, appunto, quindi ripeto, tocco qualche autore, cerchiamo di vedere che ha suscitato in me più curiosità. Per esempio, quando Piazzolla, come dire, guarda l'opera poetica, e non solo poetica, di Eugenio Montale, lui dedica a Montale un articolo dal titolo, appunto, nell'ambito di una rubrica, Poeti di ieri e di oggi, dal titolo proprio Eugenio Montale. Questo articolo è apparso il 12 giugno del 1960, sempre ovviamente sulla Fiera Letteraria. Questo è un articolo che procede per folgoranti e rabbedomantiche scoperte, dimostrando così Piazzolla come, seguendo il movimento anche zigzagante, vogliamo così, diciamo così, anche versatile, di quel liberalismo estetico, si possa essere critici ispirati, si possa essere anche critici in qualche modo di talento. Cioè, per Piazzolla la poesia montaliana è un'avventura che tocca da vicino, attraverso una fitta rete di dense epifanie e di segrete cortocircuitazioni orfiche, il dramma interiore dell'uomo. Dramma che il Novecento poetico ha saputo dipanare, tra l'altro, con estrema finezza stilistica. Ci basti solo a notare qualche passaggio di un articolo, in modo di vedere, tra i più intelligenti, usciti dalla penna critica di Piazzolla. Una vicenda, quella della poesia montaliana, letta nel segno di un potente dialogo esistenziale, parole appunto di Piazzolla. Scrive a questo riguardo Piazzolla, cogliendo appunto con assoluta finezza critica il tratto anche qui sottilmente orfico, appunto, ed epifanico, potrei dire, della poesia montaliana. Ed è impossibile anche precisare, con riferimento alla tradizione lirica italiana ed europea, quale sia in realtà quella sostanza lirica umana da cui Montale ha preso l'avvio per incidere con spirito decisamente libero, artisticamente cauto, il suo mondo, quei ritmi arditi e sepolti che danno alla sua poesia chiaroscuri e barlumi improvvisi, come fossero lampi di un dramma interiore destinato a incenerirsi in un potente dialogo esistenziale. Nella lirica di questo poeta, che ha scavato in se stesso una materia ribollente e apparentemente alogica, c'è in realtà tutta la storia di un uomo che a un'epoca di crisi è legato soltanto da una costante delusione e da una profonda esigenza di solitudine illuminata. Insomma, interferenze, convergenze, affinità, come se Piazzolla, leggendo questi grandi autori, cioè chiaramente con tutte le quantità del caso, con tutte le differenze di caratura poetica del caso, però andasse alla ricerca di qualche aspetto che poi mi pare corrispondere anche a un aspetto della poetica di Piazzolla. Tra l'altro, l'interesse di Piazzolla per Montale non si ferma alla protezione poetica, ma, cosa anche molto interessante, in un altro articolo si rivolge questa attenzione al Montale narratore, e questa è anche qui una cosa, come dire, una certa sorpresa, soprattutto guarda la farfalla di Dinar, appunto, di Montale, e Piazzolla trova in Montale una, soprattutto una qualità che sta in quella non certo comune capacità di Montale di risolvere ogni racconto in una dimensione di concretezza, dice Piazzolla, e di vita soprattutto. Dice: ogni racconto, infatti, resta concreto finché pulsa la vita. Quindi, ancora una volta, elemento letterario, ricerca di questioni, direttrici altamente, anche in questo caso letterario, ma sempre sottoposta al vaglio di una biografia, di un dato biografico, esistenziale, anche molto forte, anche molto robusto. E tra l'altro lui ammira un racconto soprattutto, La donna barbuta, e scrive relativamente a questo racconto. Dice: nella donna barbuta, uno dei racconti più alti che siano stati scritti nella moderna narrativa, il senso del tempo si dilata dall'interno come una malattia del cuore che aspira a conservare la originaria innocenza, appunto perché non può conservare altra sostanza più poetica. Qui il personaggio sembra essere lo stesso Montale, un personaggio umile
che ritorna, ecco altro passaggio, sul luogo dell'infanzia, come a guarirsi del male della vita. La narrazione è un capolavoro per il modo, come i piani del tempo, pur restando assurdi, perché legati alla presenza di ombre, l'ombra è stata più volte richiamata anche questa mattina, diventano densi di qualità arcane. Quel sentimento di irrimediabile retrocedere nella durata che rende quasi straziante il recupero della vita vanificata o spenta. Insomma, qui è altro punto, notevole punto di collegamento e di interferenza. Non fosse altro perché richiama l'infanzia. Questo tema dell'infanzia è un tema che Piazzolla si è portato dietro, appartiene a quell'elemento identitario di partenza. L'infanzia che lui ha rincorso anche nella sua produzione poetica, cito e testi tra l'altro su cui si sono fermato ovviamente anche De Santi nella sua analisi, cito testi come La madre vecchia, Apparizioni, Ritratto, Lettera della madre vecchia al figlio lontano, appunto dove questa immagine ricorre continuamente e dove appunto c'è questo fuoco, direi, questo valore è forte e costante appunto dell'infanzia. E, salto altre considerazioni. E un autore, quindi un autore come Antonio Montale, per dimostrare la tenuta, la capacità anche critica di Piazzolla, un autore così straordinario come Montale, ma anche un autore è molto curioso, per esempio Antonio Delfini. Antonio Delfini, insomma, oggi ne parliamo mica tanto, è un autore che è uscito, sembra non appartenere neanche più alla nostra storia letteraria del Novecento, eppure un autore straordinario, tra l'altro anche molto irregolare, molto piazzoliano, se vogliamo dire, no? E soprattutto un Antonio Delfini che tocca una matrice culturale di Piazzolla, che è il surrealismo, no? Il Fernalino della Battimonga è un capolavoro del Novecento, è solo che è difficile trovarlo perché non si stampa più, come è difficile trovare, pare che quindi l'Istituto, avendoli, come dire, compulsati più volte, invece siano i diari di Antonio Delfini, che sono invece dei capolavori, che sono delle finestre che Delfini apre sul Novecento. Lui dedica Piazzolla un articolo a Antonio Delfini che esce il 26 marzo del 1961 col titolo Poesie della fine del mondo. Questo titolo prende spunto dalla pubblicazione dell'omonima raccolta poetica di Delfini, pubblicata presso Feltrinelli. Interessante intanto la partenza dell'articolo, dove Piazzolla, partendo dalla sottolineatura di una significativa cifra ironica, ecco, questo è un altro punto che lui insegue costantemente in questi articoli, quindi l'orfismo, l'ironia, di segno anche qui Montaliano ci ha insegnato che bisogna essere poeta al 5%, laddove i poeti dicevano bisogna essere poeta al 100%, Montale diceva bisogna essere poeta al 5%, e Caproni, che con il gusto di me diceva al 3%, perché sapendo di avere una caratura diversa rispetto a Montale. Insomma, tutto questo passa attraverso questa sottolineatura di una significativa cifra ironica della scrittura appunto di Finiano. Afferma che anche uno scrittore che ha dimestichezza, familiarità con tale cifra stilistica, può capitare un giorno di essere sconvolto da un evento improvviso. Scrive Piazzolla, c'è anche uno scrittore che ha familiarità con l'ironia e sa nascondersi nella sapiente arte del gioco, può un giorno essere sconvolto da un evento ostile alla sua umanità di uomo civile e reagire nella forma più spontanea e libera. Certa poesia nasce anche da una o più ferite, ma si tratta di ferite visibili, soltanto in un linguaggio che vuol continuare ad essere scherzoso, mentre invece può trattarsi di un urlo, una sorta di tumore che lentamente scava nell'anima. E ancora, ecco altro punto, la parte di assurdo di queste poesie, nate in un clima di sorridente disperazione, è nella disperazione dell'uomo maturo, soverchiato da una recente o remota sconfitta interiore. Ecco, a parte questo tratto di disperazione così fortemente esibito e sottolineato da Piazzolla, è interessante anche quella parte di assurdo, ecco, che ci dice in sostanza di un'altra non canonica quanto significativa frequentazione culturale di Piazzolla, vale a dire quel suo lambire certa dimensione surrealistica, anche qui che in Delfini affiora non solo nella raccolta appunto Poesia della fine del mondo, ma anche del breve romanzo appunto stampato nel 40 che ho ricordato poc'anzi, Fanalino della Battimonda. E anche qui, ecco, quindi Piazzolla è sempre sulla lunghezza d'onda delle grandi lezioni, dei grandi movimenti, ma sempre introducendo delle varianti, come dire, delle specificazioni. Sul fronte del surrealismo, per esempio, lui legge Michaud, legge la poesia di Michaud, che qui distinguendo moltissimo
E comunque sia, come lo devo recitare, De Sante, perché è giusto citarlo, è perché poi quando lui legge il surrealismo non legge, come dire, i capi storici del surrealismo, no? Aragon e Breton soprattutto, ma legge invece un percorso diverso, come dire, meno ufficiale, per esempio Loire o Reverti, per esempio. Quindi ecco, si muove sempre su queste direttrici apparentemente di secondo piano. Quanto tempo ho? No. 2 minuti, 1 minuto, 30 secondi. Sarebbero 2 minuti. 2 minuti. Grecità di fondo, ecco, altro piccola breve riflessione. Una grecità di fondo, anche questa è una costante di Piazzolla. Questa grecità di fondo se ne serve Piazzolla per mettere a fuoco un'altra interessante direttrice del suo metodo critico, e che riguarda il rapporto anche qui tra poesia ed esperienza fotografica. Cito un articolo uscito il 13 agosto del 1950 sulle raccolte poetiche di Sandro Penna, la raccolta di poesie marginali, e Fuoco Bianco di Adriano Grande. Ecco, relativamente a Penna, ecco, dopo aver marcato come un elemento, almeno agli occhi di Piazzolla, per noi no, un po' negativo, la natura eroticamente ossessiva di alcuni suoi componimenti, Piazzolla si porta sulle vere scoperte di quella poesia, cogliendo lo stretto quanto funzionale intreccio fra espressione poetica e sottofondo biografico. Scrive infatti Piazzolla: Penna sa trarre dai momenti della sua biografia, dalle sue notturne tappe, trasalimenti incantati e finissime nostalgie. Giudizio non solo particolarmente ficcante, ma che Piazzolla riesce a leggere soprattutto nella resa linguistica di quella coraggiosa proposta poetica. Scrive frasi, immagini, lasciate a vibrare lungo le sue peregrinazioni di uomo inquieto. Ci suggeriscono squarci come questo: e qui sono solo, resta la dolce compagnia di luminose, ingenue bugie. Sono queste sfumature che si illuminano un linguaggio semplice, fatto di pause e di aderenza ai moti di una trasparente fantasia. Ecco, ancora una volta, un'altra, se vuoi vedere, interessante, significativa, è convergenza, appunto, verso con la poesia appunto di Penna, inseguita lunga, inseguita e tentando in qualche modo di definirne in qualche modo un aspetto anche letterario, su questo intreccio affascinante tra dato biografico ed espressione poetica. Grazie. Grazie a Marcello Del Benelli. Avete sentito che attraversamenti ha fatto, tra gli altri suggerimenti e attraversamenti c'è il richiamo leopardiano, che mi sembra dire che lui è uno studioso leopardiano, mi era sfuggito, ma insomma uno studioso con molta produzione leopardiana. Non era facile dire che, cioè, Piazzolla ha scritto tanto di critica. Non era facile dire che critico Piazzolla sia stato e insomma, quali gli esiti. E insomma, Marcello Verdenelli ha, come dire, attraverso il dato identitario della cultura italiana che porta le radici mediterranee, mettendo in campo anche altri elementi, l'orsismo, l'ironia, e insomma è arrivato anche a dire, io dico quello che tu hai detto, il metodo piazzolliano nella lettura critica, o comunque il progetto critico, che insomma per uno che invece rifiutava, non lo so dire se nell'ambito dell'analisi rifiutasse ogni modalità che in un qualche modo fosse predeterminata metodologicamente, per uno che è così, quindi in un qualche modo è quasi emerge, è un metodo che emerge quasi naturalmente. Mi viene in mente anche un'altra cosa, lo voglio dire, perché la tua ultima citazione su Sandro Penna, no? Piazzolla legge, io devo dire, ho scritto un libro su Sandro Penna, ma ricordo che nella mia bibliografia critica di solito si citano soltanto i celebrati, i celeberrimi. Io invece ho l'abitudine di non fare così, e ho citato e ho analizzato anche Piazzolla, non sapendo chi fosse. Allora, il Penna d'allora è un Penna letto da pochissimi, un Penna letto da pochissimi, è un Penna letto da un'elite,
da un'elite, da gente che si dichiarava facente parte della consorteria peniana. È coraggioso, è una lettura coraggiosa quella di Pezzola. E comunque, al di là del coraggio, fa vedere un'attenzione verso cose che non sono quelle deputate, quelle ovvie, quelle ufficiali. Insomma, certo, Sandro Penna era già un grandissimo poeta, ma insomma, questo non toglie nulla alla capacità di Piazzolla di individuazione di elementi importanti. Allora, grazie Marcello. Chiamo ora Matteo Martelli. Avrete visto? No, questo lo voglio dire. Avete visto, ma per caso, che prima abbiamo collocato le signore, poi abbiamo collocato come vengono, come direbbero le mie amiche femministe toscane, i maschietti. Allora, Marcello Verdinelli è anche un po' stagionato come maschietto, adesso anche se è giovane, lo dico perché non sente. Invece qui abbiamo cominciano i giovani, perché era una caratteristica di questo convegno è di aver messo sotto i giovani. Allora, qui abbiamo Matteo Martelli. Matteo Martelli è una presenza preziosa nella nostra università e nel nostro ex istituto, ma insomma qui è uno studioso, come vedete, giovane, ma è uno studioso che ha già alla sua attivo diverse cose, un libro per esempio su Italo Calvino, La storia fuori dalla storia, saggio su Italo Calvino, un lavoro, e quindi allora questo mi importa dire, lui si interessa molto di letteratura italiana contemporanea e soprattutto di percorsi narrativi e di narrativa. Lavora anche sul teatro e ha scritto un libro Attraversamenti, Giuseppe Bartolucci, no, io appunto l'ho anche conosciuto, nello spazio del teatro. E perché appunto fa parte del progetto sviluppato in questa università dalla professoressa Anna Teresa Sani, che poi anche la preside. Questo aggiungo anche questo, è uno tra i redattori della nostra rivista, che viene fatta proprio qui, Carl Turbinati, e aggiungo che nel volume che io ho curato sull'area di biciclette, che è un volume collettaneo che presenta naturalmente molti interventi, a lui ho chiesto di fare un intervento, appunto date le sue competenze nell'ambito di percorsi narrativi, sui percorsi narrativi del film e dunque anche della sceneggiatura, insomma. E allora, il titolo del suo intervento, qui c'è come un giallo, lui c'è un doppio titolo, perché in realtà c'era un... Il titolo era per un, allora il titolo sarebbe, come è scritto qui, per un ritratto dello scrittore R.M. Ratti. E questo, forse l'avevo detto io questo? No, era il titolo. No, ecco, dopo lui però ha un secondo titolo, che era il titolo che avrebbe dovuto essere segnato, se non che c'è stato, sai, il caso, il Code di Jamais Naburica Aliasar, in cui il caso interviene e lì il titolo nuovo è scomparso, ma lui lo dirà ora. Sì, il titolo nuovo si riferiva alle soglie e frammenti sempre del testo I detti memorabili, però non è il titolo del mio intervento, sarebbe stato il titolo di un altro intervento. Ah, ecco, allora che alla fine ho cassato, di cui dirò è piazzoliana e piazzoliana e rattiana la cosa. Allora, via, prego. Sì, no, il titolo in questo caso identifica bene quale sarà il mio percorso, dove entreranno anche forse a lato i percorsi narrativi del libro. Quello che cercherò di fare è una breve descrizione, dare delle brevi immagini di una delle figure di Piazzolla. Già da ieri si è iniziato a dire che Piazzolla come poeta è uno dei pochi poeti, comunque non numerosi, che danno la voce poetica a dei personaggi in particolare. In questo caso Renato Maria Ratti, che è il nome esteso del personaggio di Piazzolliano, è una figura piena di contrasti, che si può dire abitata da delicati incidenti di vita, per essere gentili con lui. Comunque, fra i molti modi di essere e soprattutto quelli del non essere di questa figura, fin dal principio del libro si può notare una contraddizione oppure si può dire una espansione dello stesso Ratti per tutto il libro. Infatti compare nei detti memorabili come narratore, personaggio, autore che il lettore deve porsi, anche se non è un autore esplicito, e anche attore e testimone. Io ho portato qui, che ho trovato fortunatamente nel fondo Charletta dell'università, è stato ricordato ieri il professor Charletta, la prima
edizione dei Detti Memorabili, il primo volume dell'edizione, che potete vedere molto carina, piccolina, in più ci sono anche due dediche di cui non dirò niente, però sono che identificano l'opera con non tanto come i detti, caro Charlita ti mando i detti, ma no, ti mando R.M. Ratti, sempre puntato. Il fatto che dicevo prima che non è propriamente, cioè è un autore che bisogna imporsi, adesso prima di passare per parlare del personaggio, che il lettore deve imporsi, questo non è soltanto un autore implicito che Piazzolla finge, è un autore in qualche modo esplicito, c'è cioè una confusione, io non so quanto voluta da Piazzolla, quanto ricercata, un equivoco con il lettore che poi non ci sarà più nella seconda edizione del 79, però in questa del 76 c'è il nome di Renato Maria Ratti, oltre ad essere nel titolo, compare nella prima pagina isolato, senza più il nome di Piazzolla, sopra il prologo, un prologo in terza persona. Ora, a livello grafico, questo prologo, questo nome di Renato Maria Ratti si può considerare in due maniere diverse, almeno per il lettore, per chi sta iniziando a leggere questo libro. Si può considerare intertitolo, come gli altri intertitoli dei frammenti, la grafica è la stessa, in stampatello, carattere pieno, così via, oppure si può considerare invece come una delega di Piazzolla che ha segnato all'inizio, prima del prologo vero e proprio del libro, il nome dell'autore reale. Dunque in questo caso dovremmo considerare effettivamente Renato Maria Ratti come un autore, Donato Di Stasi, Ambronzini, solo lui parlano in questo caso anche di Teronomo, di Piazzolla e così via. Descrivendo velocemente questi aforismi, questi frammenti, bisogna dire che è uno dei libri forse più bizzarri, l'abbiamo visto un altro prima commentato da Maria Lenti, lo stesso abbastanza bizzarro per la lettura, per i lettori, cerco sempre di parlare dal punto di vista dei lettori, comunque anche molto ilare, ironico, grottesco e allo stesso tempo malinconico, non c'è soltanto un lato gioioso. Al centro del quale la figura di Ratti appare sempre una sorta di duplicità, una sorta di slittamento continuo, pieno di sfumature fra l'essere umano, l'essere animale, vegetale, degli sfasamenti onirici nel sogno. E viene caratterizzato però questo personaggio, attorno al quale si crea un universo molto rarefatto, difficile da toccare, e sia l'universo attorno al personaggio che il personaggio stesso sono caratterizzati solamente dal linguaggio, nel senso che è il linguaggio in prima persona del poeta, scrittore, filosofo, artista Ratti a molti ruoli anche qui che crea, che partecipa alla formazione e alla disgregazione di tutta la realtà che c'è dentro questo libretto. In tal senso, facendo un po' di appunti su questo intervento, io mi ero fissato in mente che questo è un personaggio che vive solamente entro il frammento, nemmeno tra un frammento e l'altro, vive solamente nel darsi come scrittura, nel darsi dei singoli detti. E in questo senso è un personaggio coincidente e concorrente al frammento. Diciamo che dalle prime manifestazioni, anche questo sarebbe un percorso, sarebbe stato il percorso dell'altro intervento, quello sulle soglie, dalle prime manifestazioni pubbliche di Ratti, che sono del 1960 e del 61, su alcune riviste come la Fiera Letteraria oppure anche Protagora, dove compare non soltanto i Detti Memorabili, ma anche una figura parallela fra parente e pseudonimo di Renato Maria, che è Achille Maria Ratti, filosofo. Al di là della pubblicazione in rivista, nel momento in cui Ratti arriva entro un libro, dentro la dimensione del libro, copre uno spazio, che potremmo dire uno spazio autobiografico, autonomo, come vi dicevo, da Piazzolla, sempre più importante rispetto al testo e rispetto al suo autore primo. Difatti dal 65-66 al 79 cresce lo spazio autobiografico di Ratti. E che è una, secondo me, almeno a prima vista, una sorta di, anche questa di bizzarria, come fanno dei frammenti staccati l'uno dall'altro a dare il senso di un'autobiografia. La prima ipotesi possibile è che sono una sorta di diario intimo, di giornale intimo composto di giorno in giorno.
su queste ipotesi che avevo provato a sviluppare, Blanchot mi ha cassato immediatamente, dicendo che la regola minima per avere un diario, un giornale intimo, è seguire il calendario. E difatti, cosa interessante poi per i percorsi narrativi di questo libro, è il fatto che bisogna credere che Oratti o Piazzolla, bisogna credere, basta verificarlo poi anche nei testi, però anche leggendo soltanto una volta un testo, che questi frammenti siano stati ordinati secondo una successione che non è la successione della scrittura di Piazzolla, ma è una successione che dà luogo ad un percorso, ad un racconto di Ratti stesso e dunque a quello che si può identificare con un percorso narrativo. Nel 79 si ha un inizio con un autoritratto di Ratti per concludersi all'altro estremo con l'epitafio che scrive lui stesso. Oltre a questo ci sono dei passaggi interni, come la prima, la madre in vita, poi la madre morta, la morte del padre e anche un cambiamento di interessi da parte del personaggio che dà una tensione alla propria identità. Nella quarta sezione si rivolge a quelli che sono, diciamo, i suoi interessi sociali, o meglio i suoi disinteressi sociali, comunque c'è una tensione verso il fuori. E volevo citare qui due autori che hanno lavorato sul frammento, uno nel senso dell'autobiografia, che è Philippe Lejeune, che ha parlato del frammento a proposito dell'autobiografia di Roland Barthes, e il secondo un intervento che è stato fatto qualche anno fa, ormai parecchi anni fa, sempre in questa università, da un semiologo, credo francese, Henri Queret, che ha trovato un'interessante definizione per identificare i frammenti. Innanzitutto Lejeune, proprio per l'unitarietà, per la possibilità di trovare un racconto in elementi staccati, ipotizza questo. Dice, se si prendono dei frammenti e si pubblicano uno di seguito all'altro, l'insieme farà qualche cosa, da solo, soltanto la scrittura. Il lettore e l'autore stesso ne formeranno un'unità, quindi una cosa compatta, imprevista fino a quel momento. Pur senza un racconto che li tenga insieme, in realtà l'esempio credo che dica pur senza una trama, con un minimo di una trama, e soltanto tramite la presenza di un nome proprio si ottiene un personaggio che può vivere. E riferito a Ratti si potrebbe dire che può vivere anche al di fuori del suo nome, della presenza sotto Piazzolla, diciamo, come personaggio. Mentre Henri Queret ha parlato per il frammento di una predisposizione a priori, proprio come genere, che ne identifica un'esistenza modale, nel senso che la visibilità del frammento è data dalla sua manipolazione, che non è per dire la manipolazione che Stendhal fa con le citazioni nel rosso e nel nero, quindi cambiando a piacimento, ma è proprio una manipolazione della struttura del frammento. Lui dice questa visibilità si può avere nei termini di manipolazione fra ciò che è frammentato e ciò che è frammentabile, cioè, tra ciò che è staccato e riattaccabile, tra ciò che è cassato, quindi eliminato, e ciò che invece si può reintegrare. Il frammento ha questa capacità di uscire ed entrare nel testo, difatti si vanno a vedere le prime pubblicazioni di Renato Maria Ratti, non tutte entreranno nel testo finale, oppure ad esempio qui il prologo scritto in terza persona diventerà un autoritratto in prima persona. Dunque c'è questa facilità della manipolazione dell'oggetto che, riferito a questo libro, mi ha fatto scattare una piccola molla per definire il personaggio, ossia che la qualità della scrittura per frammenti nei detti si riflette nella qualità del personaggio, nelle qualità proprie del personaggio, proiettando quello che è lo statuto, quello che sono i valori di un genere diciamo letterario, della scrittura aforistica, nell'intermittenza della personalità del personaggio stesso, nei due sensi principali che hanno i frammenti, ossia di avere un effetto di transizione, quindi di passaggio, di presenza che è già passaggio, e un effetto di corrispondenza, che la singola parte corrisponde al tutto. Qui salto qualche appunto personale, che vi assumo anzi molto brevemente qualche appunto personale. È qualche anno che per motivi di studio frequento un tipo particolare di personaggio che è lo sciocco folclorico, e per me è stato un piacere trovare nei detti, nella figura di Ratti, molte delle caratteristiche della sciocchezza, che non è la sciocchezza moderna nel senso di seguire l'opinione comune, ma in realtà lo sciocco a livello folclorico è un'opposizione, è un lavoro di opposizione alle idee correnti. E
di corrispondenza, le dico solo ora che poi non ci tornerò, possono essere, diciamo che iniziano soprattutto dal tipo di discorso, il discorso comico, grottesco, che vive nel paradosso. E poi, come lo sciocco della tradizione popolare, anche Renato Maria Ratti applica, compone attraverso la sua scrittura una serie di deviazioni e di slittamenti rispetto a quelle che sono le regole della logica comune, oppure le regole delle tappe narrative, tanto per tornare ai percorsi. Quello che si richiede a un eroe che descrive in prima persona la sua autobiografia, anche se fittizia, è quello di compiere un percorso che lo porti ad un riconoscimento finale da parte del lettore. Quello che si può vincere in finale dai detti memorabili, che rimane nel finale, proprio l'instabilità della sua esistenza. Il primo dato è proprio quello. E infatti vorrei affrontare in due modi diversi il personaggio di Ratti. Innanzitutto pensando, provando a ragionare su questa sua esistenza, che è allo stesso tempo una non esistenza, e poi sulla duplicità, sulla molteplicità della sua identità. Per provare a introdurre il tema dell'esistenza, mi richiamo sempre alla famosa pubblicazione, ormai che ho detto un po' di volte, sulla Fiera Letteraria nel marzo del 60, accompagnata anche da una recensione di Cimatti, che avvertiva dell'imminente pubblicazione del libro. Poi in realtà passa qualche anno, e il primo, lì c'è una serie di 24 frammenti già con titolo detti memorabili, e il primo di questi frammenti, quindi il modo in cui il personaggio si presenta in quel caso al lettore, è questo. Il titolo è Incontro. E poiché accesi un cerino, vidi che ero un morto tranquillo e mi riaddormentai. Io, quando ho letto questo frammento, stavo facendo altre riletture, ossia un particolare commento di Giorgio Manganelli, e mi è venuta immediatamente la voglia di applicare il commento iniziale di Manganelli a questo inizio, ossia quale catastrofico inizio, quanto lo conosco, una provocazione, quantomeno. E direi la chiosa di Manganelli, dal punto di vista del lettore, a qualche argomento, perché si inizia quello che potrebbe essere una serie di racconti, una serie di frammenti che promettono qualcosa e in realtà spariscono. Ratti in questo caso abbandona il lettore alla sua solitudine, e oltretutto in questo inizio si annuncia l'incontro con un personaggio, con il personaggio principale della vicenda, che è Renato Maria Ratti, il quale si dà come morto, quindi più facilmente riscontrabile dal punto di vista della morte, il quale però, pur morto, si sveglia, controlla il suo stato d'essere in quel caso e si riaddormenta. Leggendo però i vari detti memorabili, la questione della non esistenza, della morte, anche una ricerca della morte in maniera metaforica, forse si potrebbe dire in questo caso, da parte di Ratti, assume un ruolo più consistente, diviene una sorta di zona di rifugio, di equilibrio e nascondimento. In un altro frammento afferma questo: quando voglio consolarmi sul serio, mi immagino subito morto. È una sorta di tana temporaneamente eterna, quindi che si può creare all'interno della quotidianità, e forse è una sorta di difesa dalla quotidianità o anche da una difficoltà che Ratti ha di dimostrare a tutti gli effetti la propria esistenza. C'è uno dei frammenti citato più volte nei commenti critici a Ratti, che è la prova antropologica dell'esistenza di Ratti, dove invita in qualche modo Dio a provare a dimostrare la sua stessa esistenza. E non c'è dubbio che comunque, pur provato in qualche maniera, essendoci dei frammenti, l'esistenza di Ratti rimane in qualche modo dubbiosa ed equivoca, questo comporta alcune particolarità, che è una fonte di mistero alla fin fine a questa esistenza, un mistero pur illusorio, che viene nato in alcuni casi da una sorta di sacralità, viene provato ad essere scambiato con Gesù. In un altro frammento, Ratti, il frammento si chiama Eguaglianza, dice: fra me e Dio non c'è nessuna differenza. Finora non so ancora bene chi di noi due esista. Questa possibilità di non essere fa sì che si allarghi fino ad un livello universale lo stesso Ratti, però più frequentemente la non esistenza si accompagna ad un altro paragone, che è quello del sogno. Si è parlato anche stamattina più volte del sogno dentro Piazzolla, in particolare in Ratti, nella funzione di questo personaggio, la possibilità di esistenza onirica
la non esistenza o l'esistenza reale vengono confuse. Coscienza e sogno non sono due poli diversi all'interno di una realtà, ma sono un unico attraversamento continuo della realtà, e tramite questa percezione che Ratti compie il proprio essere al mondo. Fra sogno e coscienza ancora non c'è una diversità di percezione né di cognizione, sono punti di vista scambiabili, legati ad un unico modo di vedere. E questo passaggio, questa fluidità, comporta secondo me una disattenzione nel personaggio, non tanto a quello che è l'esistenza, che è un problema in realtà per Ratti, ma alla vita, alla pesantezza dei corpi. In un altro frammento dice: ho provato ad impiccarmi varie volte, ma sono troppo leggero. Si richiamavano prima i futuristi, personaggio molto leggero, per Elan. In un altro frammento ancora, che può essere sempre interpretato nel senso della leggerezza, Ratti dice: considera la luna l'ultimo bottone della sua camicia da notte. Quindi c'è questa estensione, che ovviamente la luna notturna si può anche qui ricollegare in qualche modo a una visione onirica dell'esistenza stessa. E in questa confusione o coabitazione di veglia e sonno, gli oggetti della quotidianità assumono uno statuto particolare, diciamo, per Ratti. Ratti si dedica ad una quotidianità minima, cosparsa di oggetti che hanno l'ambivalenza di essere presi, visti nella loro banalità, di essere cosa materiale, ma anche di essere segno, indizio di una qualche, pensando anche alle stagioni francesi, di una qualche corrispondenza, oppure soltanto di una parentela più profonda fra gli esseri, le cose. Cito qui due frammenti che sono fra i primi, quelli ad essere stati pubblicati di Ratti. Uno è questo: per me un cerino acceso è il nicotino del sole. Il secondo: ho abolito armadi attaccapanni, ho messo in ogni stanza due manichini, uno a letto e uno in piedi, mi illudo di avere parenti in casa. Ora, al di là della solitudine della vita casalinga di Ratti, questi oggetti, il cerino e i manichini, vanno a confondersi, nel senso che si animano nella coscienza e nell'immaginazione del personaggio. E ancora una volta però, come dicevo prima, che Ratti è totalmente costruito nel linguaggio e sul linguaggio, la sua vita è nel linguaggio, questi oggetti vengono colti e scivolano poi, colti nella loro materialità, scivolano poi verso l'analogia soltanto attraverso il linguaggio. Da un'altra parte Ratti dice: io sono me stesso soltanto nel nome e nel cognome, posso chiamarmi così. Quindi chiamando nei frammenti questi oggetti, gli oggetti stessi divengono reali, pur scivolando verso una personalità allargata, potremmo dire. E non potendo dire esattamente se Ratti ci sia o non ci sia come personaggio, poi alla fine magari proverò a dire perché propendo a credere che non ci sia come autore, a questa ubiquità dell'esistenza, di solito anche a livello antropologico, anche nei racconti popolari, nel momento in cui c'è un'incertezza sull'esistenza oppure un abbassamento dell'esistenza, si legano dei poteri e delle capacità di solito al personaggio in questione, e questo capita anche a Ratti, che è il potere in questo caso di avere un'identità aperta, totalmente aperta sull'esterno, che vede ciò che è fuori e lo assorbe. E qui, visto che si parla di grottesco, si è parlato di grottesco molte volte per questi raccontini, mi sono richiamato a Battino, ovviamente, a quanto lui dice a proposito del riso grottesco. E dice che il rispettivo proprio del riso grottesco è una serie di immagini alla cui base sta una concezione del corpo e delle sue, soprattutto delle sue estensioni. Per Battino tutto è significativo, tutto quello all'interno del grottesco folclorico, tutto quello che stende, che unisce i corpi fra loro, che non li tiene chiusi in se stessi ma li ramifica all'esterno. Ora, questo accade anche in Ratti, soltanto che non si può più parlare di realismo grottesco, ma semmai di un grottesco tutto del pensiero, dove ciò che si stende non è tanto il corpo di Ratti ma è l'immaginazione, la possibilità dell'essere, ancora del linguaggio. In questo senso che l'identità di Ratti è ogni volta presa, persa, riattaccata, manipolata da qualunque immagine, da qualunque idea,
oppure da qualunque nome. Uno dei problemi di Ratti è l'identità, confuso fra maschile e femminile, fra Renato e Maria, o ancora le idee sono staccate dal corpo, da chi le mette, e così le parti del corpo sono staccate dal corpo stesso, ci sono dei piccoli frammenti dove c'è la mano che va per conto suo oppure fa cose indipendenti anche dal soggetto, fino a raggiungere un'identità che è una sorta di identità di smarrimento, c'è un frammento che si chiama appunto smarrimento e fa così: sono due giorni che mi cerco, non ricordo più dove mi sono messo. Fra queste variazioni sull'identità, e secondo me molto legate al discorso del sogno più in generale di Piazzolla, una delle identità preferite di Ratti, oltre agli animali e così via, è quella dell'ombra. L'ombra all'interno dei detti memorabili ha molto spazio e potrebbe essere considerata come una sorta di corpo leggero, più leggero, un corpo segreto dello stesso scrittore. Ovviamente è Ratti scrittore. È un'esperienza in qualche modo però autonoma da Ratti stesso, come tutto, ha una motilità propria, ha un'intermittenza propria, chiede di essere curata ogni tanto, c'è un frammento che dice: sovente in punta di piedi mi nascondo dietro l'ombra, ha sempre paura di rimanere sola. Quindi c'è questa cura reciproca, l'ombra si prende cura, va a dormire al posto di Ratti quando si è stanco, oppure mangia al posto di Ratti perché ha dei seri problemi a procurarsi il cibo, questo personaggio, e allo stesso tempo Ratti cura la sua ombra. Ora, si parlava, la professoressa Lenti parlava di legami con l'infanzia, ad esempio nella lingua, è lo stesso, un legame con l'infanzia è questo modo di esperire l'esterno, di considerare il mondo come un grande balocco personale dove l'identità può espandersi, può andare ovunque, oppure, caso contrario, quello di considerare il sé, la singola persona, soggetto, e credo in questo caso sia più adatto per Piazzolla, come una parte minima di una comunicazione più ampia, di figure, forme irregolari suscettibili di una rivendicazione propria, che chiedono di entrare all'interno dell'immaginazione di Ratti. Sarebbe finito. Allora, dico soltanto due cose per concludere. Una, richiamarmi sui rapporti esterni. Questa identità crea, ovviamente, un'identità aperta crea dei rapporti esterni non fissi, non determinati da una necessità. E come vede l'esterno Ratti? Lo vede in una maniera molto poliziesca. Si diceva prima dell'inquietudine verso l'esterno di Piazzolla. C'è questa inquietudine anche in Ratti, ad esempio viene riconosciuto dai creditori, dal SIFAR, forse dal servizio informativo dell'esercito, dalla questura, però credo che qui almeno Piazzolla o Ratti superino questa inquietudine in un modo che io trovo molto, molto bello. Semplicemente si tirano indietro, il mondo è lì, lo criticano anche in una maniera, Ratti critica anche in una maniera aggressiva il mondo, però un'aggressività sempre contaminata dalla dolcezza di guardare le cose. Si tira indietro e preferisce a questa impossibilità di comunicazione un mondo di distanza, un mondo proprio. C'è un esempio molto particolare, un frammento che si intitola Il disoccupato, che è una delle tante rivendicazioni sociali di Ratti, dove interpone paure reali e paure immaginarie, una sorta di sberleffo verso chi non crede nemmeno alle paure di cui sta parlando Ratti. È una sorta di scivolamento, in questo senso, un rapporto di inquietudine finisce nel momento in cui Ratti scivola sui significati, ad una necessità, ad esempio sì per la questura, o un obbligo di significati, nome, cognome, corrispondenza univoca, Ratti pensa di scivolare verso altro, infatti variazioni, frammenti e così via. E vi leggo soltanto il frammento di disoccupato. Avvolto in un lenzuolo, vado a fare il fantasma nel quartiere dei ricchi. Vanno a letto almeno un po' più impauriti. Il resto lo si leggerà nella linea degli atti. Sì. Conosceva Piazzolla, perché io ho impostato buona parte del lavoro sul fatto che Ratti sia uomo libro, camuffato con il libro.
Vorrei sapere se è soltanto casualità, fortuna, delle coincidenze del mondo il fatto che il vecchio libro entri perfettamente nell'immagine del nuovo. E penso lo stesso. Comunque lo affiderei al dibattito del pomeriggio, ecco. E, no, insomma, grazie naturalmente a Matteo Martelli. È chiaro che siamo in presenza, io devo dire che andando avanti, naturalmente è chiaro che noi tutti che lavoriamo su Piazzolla abbiamo letto variamente, ma andando avanti e sentendo soprattutto le analisi e sentendo la citazione, quando si diceva che, come diceva Antonella Calzolari, ma io citerò, ma perché citando uno ha un rapporto diretto naturalmente col testo, cresce la sorpresa, cresce lo stupore, aumenta lo stupore. E qui abbiamo quanti collegamenti, insomma, a tutte le cose che ha detto Matteo, se ne poi io per esempio ho pensato allo sciocchezzaio di Flaubert, che forse la letteratura francese ha un peso su di lui, c'entra. Ma insomma, la cosa straordinaria è questa, un autore che passa nel personaggio, che non è un personaggio, secondo un'identità di smarrimento, come appunto Matteo ha detto. E mi piace anche molto, cioè, questa cosa della prova antropologica dell'esistenza di Ratti, qui c'è anche l'aforisma, no? Che è leopardiano, come è stato ricordato, come il titolo sottolinea. C'è l'aforisma, ma nello stesso tempo c'è il paradosso, c'è l'assurdo, ma vorrei dire c'è certo zavattinismo, cose alla campanile, le cose che si staccano, le parole. Certo, e appunto, ma mi piace molto la prova antropologica dell'esistenza di Ratti che deve essere prodotta da Dio, mi pare di aver capito, no? Si lamenta che Dio non l'abbia fatto. Ecco, e qualche volta sarebbe bene che qualcun altro produca le prove. Allora qui ci avviamo velocemente alla fine, non è che voglio, ma abbiamo Giampaolo Vincenzi. Giampaolo Vincenzi, intanto che lui si accomoda, dico subito che anche lui si è laureato in questa università. Comincio col dire che oltre ad essere un saggista e studioso con una produzione per la sua giovane età impressionante, comincio col dire che è poeta. No, beh, lui dice, ma che poeta, oggi mi ha ricordato che quando appunto era giovane studente mi aveva dato da leggere le sue poesie, io non lo ricordavo, ma qualcosa è bene anche dimenticare, no? E appunto, allora Giampaolo Vincenzi è collaboratore del professor Marcello Verdenelli, ma anche lui autonomamente ha condotto dei corsi all'Università di Macerata. Ha condotto dei corsi anche in varie università, da Barcellona a Parigi, e confesso, lo dico, lo testimonio, lo attesto, come Gualtiero Maria Ratti, che però che dice la verità, che l'ho incontrato nell'Università di Siviglia. Ecco, incredibilmente, dove io vado a fare lezioni per l'Erasmus, lui era lì, con il professor Carmelo Verasaura. Allora, i suoi interessi sono vari. Comincio la cosa che del libro che ho appena letto, lo dico alla fine. I suoi interessi riguardano la letteratura novecentesca, la letteratura ottocentesca, poi lui dice con sconfinamenti anche, certo, Annibal Caro, e però non riguardano solo la letteratura italiana, perché lui non insegna solo letteratura italiana, ma anche letterature comparate. Tra le varie sue competenze, e ha lavorato anche su autori stranieri, ma in primo luogo li ha tradotti anche. Ha tradotto per esempio Mario Benedetti, ha tradotto Carmen Conde, qui purtroppo non abbiamo l'Anna Arcici, perché che ieri c'era con un libro della Maria Sambrano, io che stupidamente volevo far vedere la foto, in quel libro c'era l'immagine, però non l'ho pensato, lei l'aveva. E lei ha Carmen Conde, una delle sue, ma ha tradotto anche dal francese Gilles Superdier, per esempio. Tra i suoi libri ha fatto molto, ma io voglio ricordare Per una teoria della traduzione poetica, che è un libro molto bello, tant'è che io lo dico subito, l'avevo invitato, lui non ha voluto, ma lui domani avrebbe dovuto fare un seminario per i nostri dottorandi, ma poi ha detto no, è troppo. Non ha potuto. Questa cosa la dico perché il suo titolo, il suo titolo, il titolo del suo intervento,
che dovrà svolgersi in 20 minuti, elementi, no, glielo posso dire, no? Elementi di traducibilità e traduttologia in Piazzolla. Grazie, e intanto è con una certa emozione che ringrazio la Fondazione Piazzolla per l'attività, le pubblicazioni che mi hanno fatto conoscere questo autore e il professor De Santi per avermi voluto qui, per avermi fatto sedere qui nel luogo in cui ho conosciuto Mario Petrucciani, tutti voi, e per superare questa, diciamo, emozione leggerò il mio intervento sperando di poter essere più veloce, ma ci tenevo, ecco, a dedicare questa lettura a un custode di questi luoghi e anche un custode dei sorrisi della mia gioventù, che si chiamava Franco Furlani. Allora, era uno dei bidelli, ma noi abbiamo, in questo, diversamente da altri palazzi urbinati, noi abbiamo un rapporto, non tutti i professori, ma noi abbiamo sempre avuto un rapporto affettuoso di rispetto e di stima, di collaborazione con i bidelli, che poi lavorava anche nella biblioteca. Ecco, sì. Comunque, ora è scomparso, ecco. Prego. Il titolo, che è Elementi di traducibilità e traduttologia in Piazzolla, potrebbe anche essere allargato con alcune suggestioni. Partiva dalla lettura di questo aforisma che si trova all'interno delle parabole dell'Angelo di Cenere: in ogni parola che credo mia c'è sempre l'eco di un dolore altrui. Dal punto di vista traduttologico, Piazzolla è uno scrittore complesso, e tale affermazione non è, come sembrerebbe, la conseguenza del suo più volte rilevato etrobarclus, quanto piuttosto una lettura degli indizi che mi sembra egli abbia seminato maliziosamente tra le righe della propria produzione in versi e in prosa. Non è semplice dare senso e significato all'aforisma che ho letto nel quadro di un intervento sulla traducibilità e la traduttologia in Piazzolla, ma ho scelto di partire proprio da lì, per la stupefacente sintesi con cui quelle parole analizzano l'atto traduttivo e lo aprono alla comprensione di chi le legge e di chi le ha pensate e scritte. Credere proprie le parole è già un atto di profonda umiltà, sia nei confronti della tradizione letteraria che attraverso esse viene espressa e tramandata, e in cui c'è già da notare un profondo legame etimologico con le parabole del titolo della raccolta d'aforismi, sia nel rapporto e nel confronto con l'altro, che volontariamente o no si cita nel momento in cui si scrive, rapporto che si sviluppa attraverso una liaison del dolore e della coscienza del lutto, di cui non doveva deficitare un autore che è stato icasticamente descritto, definito toro funereo. Nel breve quanto significativo aforisma c'è dunque una buona parte della teoria traduttologica moderna e contemporanea, che esula dalla considerazione di quante e di quale tipo siano state le traduzioni di e da Piazzolla. In questo intervento infatti vorrei usare l'opera dell'autore in questione per evidenziarne quegli elementi di teoria della traduzione impliciti e disegnare un'interpretazione dei rapporti culturali interni all'opera stessa, che indicano le potenzialità intellettuali di Piazzolla nell'ambito della cultura europea e mondiale del XX secolo, in base ad alcune corrispondenze storiche, critiche e poetiche particolarmente rivelatrici. Per farlo ho bisogno di anticipare definiti concetti ermeneutici che servono da strumento metodologico da applicare, come dicevo, all'opera e all'operazione piazzolliana. Il lutto ed il dolore che da quello consegue è un aspetto dell'operazione traduttiva che ha poco interessato chi si occupa della teoria della traduzione, mentre sono stati i traduttori stessi a evidenziarlo come conseguenza del loro lavoro di interpretazione del testo. Lutto che è sempre stato l'obolo sacrificale che i traduttori hanno versato perché si giustificassero le scelte e i risultati raggiunti. Grandi scrittori e traduttori hanno incastonato tale giudizio nelle proprie pagine, ad esempio Ezra Pound, che parlando delle traduzioni in inglese di Eschilo affermava: del resto ogni traduzione è un'impresa ingrata, o almeno molto soggetta ad essere ingrata e felice. O affermazioni quali quelle di Bernard Simion, è stato uno dei più grandi traduttori in francese degli autori italiani moderni e contemporanei, soprattutto dei poeti, secondo cui ogni traduzione finita è sempre un lutto, perché è il risultato di una lunga operazione selettiva che cestina alcuni significati del testo tradotto per dare rilevanza ad altri.
A ben vedere il sentimento di un elemento mancante, indicibile all'interno di un prodotto traduttivo non è altro che la coscienza del limite umano di dire tutti i significati che un testo dice quando è inserito nel contesto in cui è stato rivelato, o in cui quel testo rivela se stesso, operando una serie di legami significanti col contesto semiotico, con la cultura dunque, in cui ha potuto essere considerato opera, in molti casi opera d'arte, nella circostanza in cui ci riferiamo ad una traduzione che volgarmente consideriamo buona. La traduttologia di stampo ermeneutico prevede che la concentrazione critica sia spostata non sulla traduzione, ma sull'atto traduttivo, non sul prodotto, in modo tale da considerarne l'efficacia come una riflessione sull'umano in quanto finito e aperto, o meglio, l'atto traduttivo come operazione che apre all'orizzonte della finitudine e dell'apertura all'altro e dunque sempre carente di perfezione ed efficacia. Cito solo una breve cosa di Ricoeur in traduzione come etica dell'ospitalità, il quale afferma che il traduttore forza la propria lingua a rivestirsi di estraneità e la lingua straniera a lasciarsi deportare nella propria lingua materna. È una prova che si può superare solo se si accetta che in questo tragitto qualcosa si perda, qualcosa debba diventare oggetto di rinuncia. Se mi si dovesse chiedere cosa c'entri Piazzolla in tutto ciò, senza addentrarmi evidentemente nella critica psicanalitica, risponderei con la considerazione che la poetica piazzolliana è il risultato di una continua e irrisolta elaborazione del lutto traduttivo che si evidenzia nella lingua traducente essa stessa e nelle istanze tematiche che porteranno il nostro ad essere definito, come si diceva poc'anzi, un autore inquieto. Per focalizzare il discorso su questo punto, anche per ringraziare il professor De Santi, che prima di me ha indirizzato il discorso verso tale prospettiva, citerei, cioè la citazione è lunga, ma per risparmiare il tempo cito dalle stagioni francesi di Marino Piazzolla, in fondo anche quello di stare in Francia era un atto di separazione, di isolamento per capire e per capirsi. L'esigenza piazzolliana di capire l'effervescenza culturale francese degli anni 30, la sua capacità di imparare dai grandi maestri della poesia contemporanea e di comprendere prima del tempo le potenzialità e gli sviluppi degli sperimentalismi successivi, faceva il paio con la sua volontà di farsi capire. Resuscitiamo in questo caso il senso etimologico dalla cultura francese stessa. L'etica della traduzione prevede infatti che nel dialogo tra me e l'altro vi sia a livello altrui la stessa capacità di cui dispongo io, capacità o capienza se vogliamo. Tale rapporto paritetico si instaura attraverso la lingua della traduzione, che in questo caso è il francese stesso di Piazzolla, lingua letteraria, artificiale e paterna, da che il momento traduttivo è interno e interiore. Non sono casuali i titoli evocativi delle raccolte francesi, così come non lo è in ordine alla logica che mi sembra di evidenziare il frequente e a volte esagerato uso del primo singolare pronome personale o deittico, tanto che poi Piazzolla dà il titolo a una sua raccolta, a una sua poesia e poi una sua raccolta, Moi, l'inutile. La volontà piazzolliana di presentare sé e la propria cultura al mondo culturale francese segue a volte parallelamente il gesto foscoliano dell'appendere arance e festoni agli alberi di una fredda e nebbiosa Londra per dimostrare quale e quanta sia la volontà dell'autore di rappresentare attraverso una lingua e dei testi itineranti la propria volontà di confronto con l'altro, intendendo con questo lo spazio letterario e il campo culturale che osserva e a cui si richiede capienza, pur mantenendo una rigida coerenza nei confronti di quella che è definita nei Translation Studies la source culture, veicolata dalla lingua sorgente o, utilizzando definizioni più classiche, dalla lingua madre. Ebbene, Piazzolla si autotraduce e trasporta la cultura poetica italiana utilizzando un elegante francese che fu riconosciuto anche da Sartre, ma che, nonostante tutto, rimane una lingua straniera, letteraria, grammaticale, è scritta tramite la quale l'autore veicola, riprendendo la terminologia di Bourdieu, il campo culturale mediterraneo. Infatti riprendo quello che è già stato citato, l'affermazione di De Santi, ma appunto la mediterraneità di Piazzolla media un procedimento di appartenenza che si risvolge per via di traslazione naturale e dialettica. Ciò a malgrado del fatto che Piazzolla non facesse affatto mistero di non prediligere la sua patria d'origine.
Il rapporto tra le due lingue, la grammatica francese e la fisiologica italiana, oltre che corroborare il parallelismo Foscolo-Piazzolla, entrambi abbiamo visto veicoli culturali esposti all'altro, bisognosi di altri ego eteronimi, che nel caso del pugliese sarà R.M. Ratti, prima della seconda guerra mondiale, del definitivo ritorno alla lingua madre, è tutto interno e conflittuale alle composizioni in francese, in cui, alla fine, la lingua poetica non è soltanto il riflesso armonioso del mondo, ma all'opposto la sua negazione e il suo inveramento in qualcos'altro. Ancora citazione. Ciò che mi sembra di dover rilevare è che Piazzolla né altri hanno mai sentito il bisogno di tradurre quella lingua francese, a parte delle operazioni del professor Di Stasi nel 2004, usciti sulla rivista Fermento, poiché immagino veniva concepita come definitivamente bloccata nella sua performance poetica, nel suo essere, cioè una lingua componente in atto il processo traduttivo interiore tra l'italiano ed il francese. Non sarebbe di poco conto possedere delle autotraduzioni originali, traduzioni in italiano, continuando appunto la felice intuizione che prima dicevo del professor Di Stasi, o studi del francese piazzolliano, che potrebbero indicarci approfonditamente quali siano stati i percorsi interpretativi ed il lavoro sullo spaesamento linguistico dell'autore. Qualcosa ho individuato anche in un articolo della dottoressa Calzolari del 2006, La lingua dell'esilio, mi sembra che si intitoli. La poetica dell'esilio. Neanche tra le opere tradotte in altre lingue, tra i testi che ho potuto consultare, Florile Doreri, Sole metallico morbide luna in greco moderno, Lettro della Femo Bauco di René Méjean, Raving Reverie, a cura di Pier Francesco Paolini, che però costituisce eccezione, poi vedremo perché. In queste dicevo raccolte non ci sono traduzioni nelle rispettive lingue del francese di Piazzolla, cioè delle poesie scritte in francese da Piazzolla. La cosa mi è sembrata abbastanza strana, perché l'operazione mediatrice più evidente che Piazzolla svolge nel momento in cui vuole farsi comprendere è quella critica. In una lingua itineraria, che per l'inglese di Foscolo era lingua d'esilio, mentre per Piazzolla patria di lavoro e rapporti, il pugliese non fa altro che presentare, per la maggior parte sulle riviste La Cenovole e altri idee, la sua interpretazione di Dante del teatro di Pirandello sullo stesso piano dei poeti e degli intellettuali francesi a lui contemporanei, quelli che Piazzolla stesso ricorderà come maestri di musica, di poetica e di apertura tematica negli articoli italiani dopo il suo ritorno nell'Italia in guerra. Non sto qui ad infoltire già esauriente e preciso intervento del professor Verdenelli, ma ogni tanto devo ricordare a me stesso quale fosse il lavoro che Piazzolla svolgeva a Parigi, e che non è di poco conto visti gli obiettivi programmatici della società Dante Alighieri dell'epoca, enunciati chiaramente nell'articolo 1 dello statuto fondativo, cioè tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo, tenendo ovunque alto il sentimento di italianità, ravvivando i legami spirituali dei connazionali all'estero con la madre patria, alimentando tra gli stranieri l'amore e il culto per la civiltà italiana. Il lavoro critico di Piazzolla, ma anche quello poetico attuato attraverso la lingua francese, è attinente allo spirito del Comitato, che stava divenendo un mero strumento di propaganda politica proprio in coincidenza con la partenza del nostro, ma aggiunge un surplus dialogico che considera pariteticamente cultura francese ed italiana umiltà di fronte a due tradizioni che sono state il materiale con il quale Piazzolla ha costruito la propria poetica e la propria etica. Sentiamo come ritorno quelle parole dell'aforisma che ho letto all'inizio: ogni parola che reputo altrui è sempre... no, scusate, adesso non me la ricordo il tempo. Ogni parola che credo mia c'è sempre l'eco di un dolore altrui. Seguendo alcune meditazioni di Berman, Antoine Berman è stato l'autore, insomma, importante saggista, fondatore dell'etica della traduzione o della traduttologia moderna, secondo cui la traduttologia è la ripresa riflessiva dell'esperienza che è la traduzione e non una teoria che vorrebbe descrivere, analizzare e governare la traduzione stessa. Ho cercato di estrapolare dalle traduzioni dall'italiano che avevo a disposizione quali fossero le considerazioni, le difficoltà, i lutti o le gioie dei traduttori di Piazzolla, quale fosse cioè la riflessione sulle traduzioni in inglese, francese, greco, rumeno dei rispettivi traduttori, le note, le avvertenze, anch'esse strumento della traduttologia. Di tali strumenti traduttologici esistono importanti esempi, seppur rari,
che veicolano l'idea delle traduzioni come aperture al dialogo. La postfazione di De Santi all'antologia sostanziale in inglese, in cui si focalizza con esauriente precisione il nuovo dinamismo che la poesia di Piazzolla acquisisce nella lingua di Blake e Whitman, e l'operazione tesa al dialogo tra cultura emittente e ricevente. E poi esiste l'articolo di Adina Ieri, che riferendosi alla versione rumena dei Fiori del Dolore, la presenta così, un articolo di 3 pagine, purtroppo c'è molto poco. Leggo solo l'ultima parte, e nei 2 testi, quello italiano e quello rumeno, con una differenza di temporalità di emissione fonica e una differenza di gravitazione eufonica, molti versi finiscono in rumeno con una consonante e molte parole anche di origine latina contengono vocali gutturali, si rende nella versione rumena un'ulteriore tragicità e solennità in questo perdersi lungo il viaggio testuale del lucido divenire temporale di Marino Piazzolla. Oltre a ciò, la poetica piazzolliana, ma soprattutto quella che deriva dalla trasposizione in una lingua straniera, è sempre presentata traducendo gli interventi critici sui testi in italiano che, se bastano a dire quale sia la trasversalità tematica e la traducibilità dell'autore, ancora poco spiegano come il ricevente francese o ad esempio rumeno o ad esempio greco possa aver accolto lo stellone nelle lettere della sposa demente: è qui con me la stella mattutina, rosa bianca appassita. Negativa trasposizione della tradizionale e fondativa letteratura italiana della rosa fresca aulentissima. Nel momento in cui Piazzolla si rese conto che mancava un interlocutore o che il ricevente era sordo alla sua operazione dialogica, lo testimoniano anche molte interviste, in particolar modo quella che ogni tanto sento con Aldo Forbice, che è sul sito, l'intervista alla radio con Aldo Forbice, l'avete messa sul sito. Rispose da filosofo qual era, seguendo le tappe che ben delinea Donato di Stasi nel suo saggio Un intellettuale europeo, Marino Piazzolla. Rifondazione dell'io e smania platonica dell'assoluto. Tendere a una riunificazione tra terreno e metafisico, particolare ed assoluto, è stato anche il luminoso consiglio al traduttore di Walter Benjamin, secondo cui la lingua della traduzione doveva tendere a foggiare una lingua pura, libera dagli schemi particolari e rappresentativa del movimento delle lingue stesse. Questo mi dispiace, ma la leggo tutta perché è importantissimo. Rimane in ogni lingua e nelle sue creazioni, oltre il comunicabile, un non comunicabile, qualcosa di simboleggiante o di simboleggiato, di solo simboleggiante nelle creazioni finite delle lingue, ma simboleggiato nel divenire delle lingue stesse. E ciò che cerca di esporsi, anzi di costituirsi nel divenire delle lingue, ciò è quel nucleo della pura lingua stessa. Se quell'ultima essenza, che è la lingua pura, stessa, vincolata nelle lingue solo al materiale linguistico e alle sue trasformazioni, essa è gravata nelle creazioni dal senso greve ed estraneo. Liberarla da questo senso, fare del simboleggiante il simboleggiato stesso, riottenere nel movimento linguistico, foggiata la pura lingua, è il grande e unico potere della traduzione. Redimere nella propria quella pura lingua che è racchiusa in un'altra, o prigioniera nell'opera, liberarla nella traduzione, è questo il compito del traduttore. In quel momento, che poi considerate tutte le influenze che sono già state messe in, insomma, su pagina da critici più importanti di me, le influenze musiciste e sperimentaliste, è la descrizione della lingua, di una lingua che si autotraduce, Piazzolla, che è poi la lingua di Udenota, della quale abbiamo parlato. Basta, qui. Allora, grazie molto a Giampaolo Vincenzi. E devo dire che lui ha concluso con questo rilievo ad Udemata. Io ho pensato, mentre lui leggeva questa cosa, avete sentito con quanta competenza lui ha trattato il tema, con quanta intelligenza, con quanta puntualità, e penso che il contributo sia importante e sarà importante anche nel momento in cui appunto lo si leggerà. Voglio dico una cosa rapida nella lingua di Piazzolla, non so se si possa dire, c'è come un'oscillazione, appunto lingua che attende di essere tradotta, ma che in un qualche modo sviluppa una traduzione anche in proprio. Poi anche con il fenomeno, la questione francese, qui mi fa anche piacere che è venuto fuori
ormai mi pare abbastanza pienamente accettato dagli studiosi, cioè che il periodo francese è importante. Che il periodo francese è importante, e certamente ci si può chiedere perché Piazzolla l'avesse ombrato, perché non avesse così marcato, così sottolineato anche proprio il suo lavoro e l'apprentissage francese. Molte risposte sono venute appunto anche da Giampaolo Vincenzi, e poi però anche questo processo che è venuto fuori prima anche nell'intervento di Matteo Martelli, ma anche di altri, cioè qui abbiamo anche una lingua che si sviluppa. E la spia è questa continua dislocazione di testi che vengono modificati, che vengono scritti, da raccolta a raccolta. C'è come un movimento di testi che è singolare. Voglio anche dire che, non faremo il dibattito, perché stasera, lo rimando oggi pomeriggio a stasera, anche perché manca un relatore. Il professor Gonzalo Vasquez Pereira è bloccato all'aeroporto di Madrid, il quale stava per morire. Sì, dopo 4 giorni aveva speso anche tutti i soldi, non aveva più niente. Quindi si trasformava in uno dei pitocchi, in uno dei mendicanti della letteratura spagnola. E quindi abbiamo più tempo. No, ma voglio sottolineare che il suo intervento è un raccordo, serve di raccordo anche con non tutte le cose che tratteremo nel pomeriggio, ma con molte cose che tratteremo nel pomeriggio, perché, come dire, la questione del Piazzolla rumeno, greco, francese, insomma, rispunterà e verrà naturalmente fuori. Ho già detto che vi chiedo di rinviare la discussione, però chiamerei ora Manuel Cohen, che è anche autore, a leggerci la poesia, e con questo chiudiamo. Meglio. Sì, nel pomeriggio. No, se la voglio annunciare, sì. Io, perché sono autoritario anche, non ho fatto vedere molto, ma... Ecco, Francesco. Sì, sì. Ecco. No, ma certamente anche questa è una cosa assolutamente vera. Io stesso, devo dire, ho un po' ragionato. Io mi sono detto, ma anche proprio riletto una cosa di recente, ho detto, ma qual è il suo ruolo? Cos'è il suo ruolo rispetto al fascismo e all'antifascismo? Permettete che lo dica, perché poi lì la ragione per cui torna è il vile, il volgare attacco che l'Italia fascista fa alla Francia, dopo che la Francia era stata messa in ginocchio dalla Germania nazista. Allora mi sono domandato, dico, ma lui che posizione aveva, che ruolo aveva? Anche voglio dire, perché c'è una tangenza anche con parti della cultura di destra francese. Cioè, ma questo non glielo imputiamo, perché anche perché la cultura di destra francese poi è una grande cultura, cioè, insomma, intendiamo, ci può sapere anche tenne. Beh, io stesso mi sono presentato dalla figlia di Ezra Pound, per dirvi in breve, ma non sono nazista. No, ecco appunto, ecco, non sono né filo fascista né filo nazista né nazista. È la cultura di destra italiana che è inesistente, ma no, ma io dico come, perché possono insorgere problemi. Mi piace molto anche che Manuel Cohen, tira su, abbia, cos'è, una tua poesia? Sì. Ah, guarda, allora quello che stavo dicendo, mi sarebbe piaciuto molto, cioè lo lodavo perché leggeva Piazzolla, invece leggi pure la tua poesia. Detto una mia. Però la dedica a Pasquale Marino Piazzolla. La dedico a Pasquale Marino Piazzolla la dedico anche a Urbino, perché anch'io, come Giampaolo Vincenzi, ho un legame molto particolare con Urbino. In quest'aula, in cui c'è stato anche un nodo e uno snodo della mia vita, della mia esistenza, io ho effettivamente dormito per un mese quando nel 90 occupammo l'università con la Pantera, quindi sono particolarmente emozionato per essere qui. Ma non so se Vincenzo c'è nel pomeriggio, però ecco, il suo intervento mi ha particolarmente colpito, perché poi c'è un aspetto ulteriore, e che è quello della translinguisticità
che è proprio inerente all'operazione, ecco, che fa Marino Piazzolla. Oggi lo tratterai dopo, adesso leggi. Ora il rapporto col è lo stesso per Verdenelli, perché io qualche dentellato campaneano l'avrei ritrovato. Bene, eri innamorato di Verdenelli? Invece no, capito male. Verdenelli è stato, io ho assistito al suo primo corso quando lui uscì, il libro di Corsare Verdenelli, la bibliografia campaniana. Quindi. Allora dai, via, procedi. Vabbè, una è dedicata a un poeta, speriamo che l'università si occupi anche di lui, un caso ci sarebbe, il caso Ercole Bellucci. E l'altro è dedicato a Volponi, sono due pagine della mia vita e della mia frequentazione. Oppure, fuori dal paesaggio, un paese di collina, attonito, recintato, da un dirupo isolato, staccionato, a zona di divieto, transennato, casa a casa, incasellato, murato, morto o matto, turrito, munito di quattro bastioni o mura, o incastonato, quanto vivo, Ercole, confinato. E l'altra è per Volponi, che io spiavo di sera. Quante volte dopo cena l'ho spiato dai vetri della casa in fondo al pincio, da dove monti e valli dominava, e c'era un vento gelato, furioso come pochi, e rassettava la giovina impagabile in cucina, mentre Paolo nel tinello armeggiava col tele e l'insonnia. Lottava. Bene, abbiamo finito. Ricordo solo una cosa: sappi, caro Manuel, che l'Università di Urbino si è occupata di noi, per dire la verità, noi in questo istituto ci siamo occupati di Ercole Bellucci, e proprio Matteo Martelli, Maria Lenti, io siamo nel volume dell'Accademia Raffaello, nell'inserto dedicato ad Ercole Bellucci. E altri dovrebbero interessarsene, vorrei pensare alla città, non volevo dire niente contro chi amministra questa città, e che la ministra senza attenzione, secondo me, alla sua cultura. Bene, grazie a tutti di essere stati qui e oggi pomeriggio.